Eccoci, buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti. Che bello ritrovarvi, cari, cari amici, gentili amici eh, in visione e eh, gentili amici della Chiosone Luxury Watches. Soprattutto, intanto mi, eh, mi presento, Filippo, con voi. Torno, torno eh, con gran piacere, con, eh, posso dire anche in punta di piedi perché insomma, entrare in questa azienda è sempre un fatto eh, abbastanza emozionale anche per quello che mi riguarda, perché quando si parla di alta orologeria, beh, un po' di emozione ti viene se hai passione, perché trovarsi immerso, l'ho detto forse anche in passato, trovarsi immerso in mezzo a tanta, in tante, in tanti oggetti così belli e prestigiosi è un po' come entrare nel paese dei balocchi, insomma, eh, per me che amo l'orologeria. Vedere tutti questi modelli, avere eh, tra le mani prestigi queste prestigiose referenze delle maison più importanti al mondo, beh, sicuramente, sicuramente è qualcosa di particolare. E allora, buon pomeriggio, cari amici e cari amiche in ascolto ed in visione. Eh, sarò qui con voi a farvi compagnia sino alle ore 20, con un obiettivo ben chiaro. Presentarvi, presentarvi tutto quello che voi potrete richiedere al nostro numero, allo 080-6977-150, facciamola insieme la trasmissione perché è la cosa più importante, io chiaramente la scaletta in fase di apertura la, la porterò avanti un po' in base, a quello che saranno, in base a quelle che saranno un po' le mie sensazioni, però mi aspetto e vi prego di farlo, mi aspetto da, da parte vostra questo aiuto, fate delle richieste, chiedete quello che più vi piace, quello che vi può interessare, anche perché immagino che non tutti possiate restare in visione per tre ore, quindi magari avete anche da, da fare delle commissioni, uscire di casa. Se c'è qualcosa che volete vedere e che avete visto anche nelle trasmissioni dei miei colleghi che saluto ovviamente caramente, beh, potete richiederla anche in questa trasmissione, sarà un piacere poterle ripresentare. Tanto per iniziare, però, come, come la buona educazione prevede, buona educazione televisiva e non solo, devo salutare i miei compagni di viaggio di oggi perché abbiamo al centralino eh, un po' a coordinare le attività. L'ottimo Emanuele. Che saluto, ben trovato, Emanuele. Grazie Filippo, bentornato. Un saluto a tutti gli amici che ci seguono, non solo da casa. Grazie, grazie, grazie Emanuele, quindi avrà il compito anche di ricevere le vostre Telefonate, richieste, certo, le vostre interventi anche dall'amico Gianni. Molto bene, ringrazio, ringrazio per i saluti e saluto tutti gli amici vecchi e nuovi della Ciosone Luxury Watches perché immagino che tanti altri se ne siano aggiunti. E poi devo salutare il signor Gianni in cabina di regia, ben già cuffiato e pronto. Ciao Gianni, buon lavoro anche a te come sempre. Preziose le tue riprese su questi preziosi orologi. Ciao Gianni. Ed ora, ed ora, ed ora invece detto ciò, devo solo ricordarvi ancora qualche altra piccola così, informazione. Intanto potete seguirci sul canale 137 del Digitale Terrestre, potete seguirci sul nostro sito, sulla pagina Facebook. Poi ci sono le repliche anche, anche eh, sui canali Sky. Quindi c'è tutta la possibilità per essere con noi e per seguire le rubriche. Ovviamente se volete condividetele anche, so che ci sono gruppi di ascolto di appassionati di alta orologeria e allora benvenga anche la condivisione di quello che vedete sulle pagine Facebook, potrete così allargare la cerchia degli appassionati della grande orologeria della nostra azienda. Bene, questo l'abbiamo detto, ricordo ancora anche che tutto quello che io mostro... Voi potete osservarlo, potete valutarlo e poi e eventualmente bloccarlo. Bloccarlo non significa doverlo acquistare poi subito, ma ci mancherebbe altro. Bloccarlo significa intanto farlo mettere da parte al nostro centralino, poi potrete anche pensarci ancora questa sera, domani mattina. Ma se, ma se, ma se dovesse arrivare, poi si dovesse arrivare alla conclusione che l'orologio, in effetti, bello, importante, tutto quanto, però, magari non ritenete sia il caso di procedere all'acquisto. Nulla di fatto, amici come prima e più di prima. Anzi, grazie per averci telefonato, questo ve lo diremo sempre. Per cui non abbiate timori, non abbiate remore, utilizzate il nostro centralino così come ritenete eh, e fate, fate lavorare il nostro manuele perché lui è contento di ricevere le vostre telefonate. Non fatevi nessun problema, noi ci siamo e siamo qui al vostro servizio fondamentalmente nulla sarebbe se voi non foste dall'altra parte dello schermo la nostra trasmissione ha senso perché noi abbiamo piacere di presentare orologi ma dall'altra parte ci siete voi che siete poi fondamentali ovviamente per tutto il nostro percorso quindi grazie sin da ora per la vostra attenzione l'ultima cosa che devo ricordare riguarda i nostri finanziamenti perché si può procedere all'acquisto ovviamente con un pagamento cash non c'è problema non lo rifiuteranno mai questo in amministrazione Oppure, se volete, anche, anche attraverso un finanziamento comodo, eh, un acquisto minimo di 500 euro, un acquisto massimo di 30.000 euro e potrete, ovviamente, anche fare un pagamento reale fino a 60 rate. Decidete tutto come volete, state sereni, state tranquilli, perché noi siamo qui, ovviamente, per garantirvi il massimo, come sempre. La cosa che devo ricordare subito è che questa è un'azienda che. E in televisione da quanti anni in televisione Emanuele? Dal, 2000, dal 2000, 2007. 2007 quindi, Filippo per... perdonami sì. una piccola precisazione in merito al pagamento sì. cash. Chiaramente restiamo nella soglia delle 4.999 euro consentiti appunto Perfetto. dalla legge. Certo, al di sopra purtroppo, cioè purtroppo la legge vieta di poter pagare in contanti. Sì, sì, evidentemente sì, però possono fare un bonifico, possono no. Assolutamente, assolutamente anche un sì. pagamento misto possono molto pagare bene. parte in contanti eh, parte con carta di credito Ma non, con non parliamo bancario. di soldi non parliamo di soldi parliamo Beh, di costi... è uno strumento <ride> un elemento fondamentale alla fine di un acquisto eh. Eh, lo so caro. è una delle leve dell'acquisto ma no, ora ne parleremo perché molto spesso ora magari mi, mi prolungo ancora in qualche digressione così nel frattempo ci, ci conosciamo meglio molto spesso quando ci si trova di fronte a questi capolavori una delle Obiezioni, è, è però costa troppo. Allora, quel costo troppo, secondo me, è un'obiezione che in fondo in fondo poi cade facilmente. Intanto, il costo troppo va sempre paragonato a quello che si acquista. Se compri, un, se acquisti un orologio di un certo livello, non costa troppo, costa il giusto, forse anche stai risparmiando rispetto a quello che il costo che in questo momento i listini prevedono. Quindi, il costo troppo è relativo. La cosa che fa la differenza è la volontà. La volontà di, di, di mettere al polso un orologio esclusivo come quelli che presenteremo tra poco. Quando c'è la volontà, ogni obiettivo può essere raggiunto e che questo vale, vale nella vita, vale, vale in tutte le cose. Se desiderate, un orologio, per esempio abbiamo questo splendido GVC alle mie spalle, mamma mia, da urlo, ma ne parleremo tra un po'. Se è bello, se a voi piace, allora il costo diventa il problema minore, perché su quello poi le soluzioni evidentemente si possono trovare, però dovete desiderarlo. Ecco, la cosa importante è desiderare che questo, che questo orologio sia al vostro polso, avere l'obiettivo chiaro. Quando si hanno obiettivi chiari, spesso, anzi sempre, si raggiungono. Bene, ho parlato troppo, ho chiacchierato davvero in modo eccessivo. Diamo spazio ai protagonisti della nostra trasmissione. E allora, cosa dobbiamo dire, Emanuele? Allacciate le cinture, cinture e i cinturini, cinturini. Perché si parla. Una visione. Per davvero buona trasmissione a tutti e eh, partiamo subito. Vieni qui, vieni qui, Gianni, perché partiamo col sorriso oggi. Partiamo col sorriso. Mi ha colpito subito questo splendido orologio che il, no, il mio direttore mi ha, mi ha portato questa sera qui in studio. Mi ha colpito. È bello, è particolare. È, è un movimento svizzero, maison svizzera, la Oris. E attenzione, tutto in titanio, come potete vedere magari anche dalle nostre inquadrature, eh, tutto in titanio, quindi un orologio leggero anche da, da indossare, da mettere al polso, ma qual è la caratteristica di questo Oris? Beh, intanto questo Oris è dedicato ad un personaggio di, di quelli che ha avuto un grande successo in televisione, nei cartoni animati, il Kermit, ricordate, quello dei Muppet Show. Bene, allora la Oris in collaborazione con la Disney ha voluto omaggiare questo personaggio creando... Proprio questo splendido orologio. E attenzione, ci sono delle caratteristiche importanti. Ovviamente il quadrante, il quadrante verde di suo già mette di buon umore. Voi sapete che i colori. Incidono sul nostro su quello che è un po' anche il nostro umore, quindi un quadrante verde come questo sicuramente già incide in modo positivo e ci apre bene anche la giornata. Ma non finisce qui, perché l'obiettivo della Oris è creare quasi un, un impatto emozionale con il cliente, ma anche con chi poi dovrà indossare questi orologi. Pensate che questo, questo orologio ha una caratteristica particolarissima. Vedete il datario a ore 6? Bene, accade che ogni primo del mese. Anziché esserci il numerino lì, quello che vedete nella casella Date, non c'è il numerino, no, c'è invece c'è il Kermit proprio. C'è il personaggio della Muppet Show che vi augura buon mese, diciamo, mettiamola in questo modo. È splendido per davvero. E guardate, ripeto, tutto, tutto in titanio. Anche il cinturino, abbiamo già detto, di questo quadrante verde. Di queste due sfere, di queste lancette, minuti e, e ore e minuti fluorescenti, corona a ore 3. Vi dico anche il costo, ma sì, abbiamo detto che è una delle leve che ovviamente spingono all'acquisto. Intanto, vi piace? Prima domanda a me moltissimo perché è particolare eh, oggi per iniziare la trasmissione ho scelto tre orologi tutti particolari proprio perché magari apriamo in un modo forse anche un po' eh, diverso quindi dicevo intanto è bello l'orologio, su questo penso ci sia poco da discutere, leggero tutto in titanio, vi ho raccontato anche un po' quello che c'è dietro questa produzione, quello che riguarda questa collaborazione tra Oris e Disney per la realizzazione di questo eh, di questo ProPilot Kermit è un 39 mm come cassa, full set, quindi c'è davvero tutto, 2023, la cifra da confermare è di 3.300 euro. Vi devo, anche dire, vi devo anche dire che evidentemente oggi, se voi andate a vedere quanto questo orologio costa listino, beh, la cifra è, è diversa evidentemente, no? Per cui in questo momento avvicinarsi a questo, a questo Oris, Kermit a 3.300 euro è sicuramente un'operazione interessante, o anche di più, anche di più se consideriamo poi la possibilità del pagamento eh, rateale, di cui abbiamo già detto, per cui poi potreste anche decidere di pagarlo in modo comodo e di metterlo a polso domani. Perché la cosa più bella, cari amici e cari amiche, è che qualche anno fa, quando si entrava nelle boutique dedicate all'orologeria, come si dice? pagare e vedere cammello, no? <ride> invece, invece, grazie a quello che accade oggi, grazie ad un'azienda come questa, come la che Luxury Watches, accade che l'orologio lo ricevi a casa, lo metti al polso e il pagamento lo puoi fare in 30 rate, in 40 rate, in 20 rate. Come, come ritieni? Come ti è più comodo? Sì, insomma. In effetti Filippo, con un piccolo anticipo è possibile pagare l'orologio nel tempo fino ad un massimo di 60 rate con 70 euro al mese. Parliamo dell'orologio in visione. È chiaro, ogni commento credo sia superfluo. A questo punto ecco perché dicevo in apertura, sapete, il, la questione costo poi diventa un alibi per certi aspetti. Non è il costo, non è il costo il vero problema, è volere quell'orologio, è volerlo indossare, è volerlo mettere al polso. Quando c'è questa volontà, tutto il resto lo risolviamo. È chiaro ora, amici cari, non stiamo qui a raccontarci favole. È chiaro che se non c'è proprio la possibilità di spendere, di investire 70 euro al mese, mi rendo conto, per carità, tutto il rispetto. Ma, ma se c'è questa volontà, i 70 euro al mese, su via, non possono essere un problema. Torniamo un attimo su questo, su questo Oris Kermit, caro Gianni, facciamolo vedere ancora. Ve lo mostro anche nella sua braccialatura, tutta in titanio, sempre. Lo ricordiamo, eccolo qui. Tra l'altro il fondello è scheletrato, quindi potrete anche osservare il suo calibro, questo calibro 400 di manifattura Oris sempre quindi ora non voglio toglierlo dall'espositore perché non voglio, voglio mettere su problemi quindi preferisco che lo, che lo guardiate, lo osserviate così tanto è visibile quelle che vedete sono le plastiche che noi poniamo a tutela diciamo, dell'integrità dell'orologio per evitare che ci possano essere raschi o quant'altro quindi quelle, quello che vedete sono son plastiche invece, invece, ecco, in questo modo potete anche, anche intravedere il fondello, il fondello ovviamente eh, scheletrato che vi consente di poter osservare meglio tutto il meccanismo e il calibro di quest'Oris. Bene, abbiamo già detto 3.300 euro, ma andiamo oltre, eh, certo, andiamo oltre, e vediamo un po' cos'altro abbiamo preparato qui accanto. Eh, ci vorrebbe un rullo di tamburi perché parliamo di uno dei maestri orologiai sicuramente più importanti più importanti al mondo. Frank Mueller Filippo, perdonami, sì. eh, ti porgo i saluti del signor Edoardo eh, che ti conosce già. Ah, bene. Felice di vederti, un bentornato. <ride> Grazie Edoardo, piacere è tutto mio. Ovviamente le auguro Edoardo una buona visione, ci faccia compagnia. Come sempre eh, apprezzeremo moltissimo ovviamente tutto questo, grazie davvero Edoardo. Filippo perdonami, sì. il, un, un amico chiede se l'orologio Oris presentato, poc'anzi, è full titanium perché non ha... Sì, sì. Perfetto. Certo, perfetto, certo, grazie. ricordiamo, l'abbiamo detto, full titanium, 39 mm di cassa, eh, diamo anche qualche altra... Indicazione, il eh, movimento abbiamo detto un calibro 400 di manifattura, eh, che altro aggiungere? I 39 mm li abbiamo dati, un full set, chiaramente la cifra da confermare è di 3.300 euro. Chiaramente, chiaramente eh, tutto quello che io vi dico poi eh, eh, deve essere da voi valutato. Direttamente, quando vi arriverà a casa l'orologio potrete constatare la leggerezza, essendo tutto in titanio messo al polso quasi non, la, non avvertirete il peso dell'orologio perché è leggerissimo. Con questa, Poi non abbiamo parlato di questa, di questa ghiera, come, vedrete, come vedete, tutta zigrinata e lavorata, anche questa molto particolare, le due lancette con luminescenza ore e minuti, e lancetta dei secondi invece di color rosso per essere ancora più evidente, dataria ore 6 e abbiamo ricordato anche quest'altra caratteristica così particolare perché ogni primo del mese anziché il numero 1 vi verrà fuori il Kermit che sicuramente vi farà magari anche scappare un sorriso sulla prima giornata del mese e non guasta mai, quando ci sorride va sempre bene. Invece, dicevo, torniamo, intanto resta a vostra disposizione, a disposizione del centralino, se volete poi ci torniamo, eh, non ci sono problemi. E, dicevo, andiamo a questo Frank Muller, perché, perché, cari amici, non c'è il, non, non il, il pannello da mettere dietro, ovviamente la mia cravatta <ride> crea qualche, ecco sì, forse è meglio così la visione, grazie, grazie Gianni, grazie, sì. Eccoci. Oh, molto bene. Ora sì. Eh vabbè, basta uno tanto. Sì, ok, l'abbiamo sistemato. Oh, ora sì che lo possiamo apprezzare in toto. Frank Muller, Frank Mueller, maestro orologiaio, lui ha studiato alla scuola di alta orologeria di Ginevra e poi ha partecipato tante tante volte al Grande Salone dell'Orologeria dove tra l'altro è stato più volte premiato per le produzioni, quindi davvero parliamo di un genio, un genio dell'orologeria con questa cassa tonneau questo Frank Muller, il Black Croco che tra l'altro, tra l'altro non so se il nostro Gianni ecco, può mostrare la particolarità di questa cassa, ecco il black croco perché proprio ricorda quelle che sono un po' le, le, le squame, possiamo dirlo, del coccodrillo, ecco perché è black, il coccodrillo nero insomma, ah, di, per dirla in italiano. Frank Muller, Geneva ovviamente tutto il quadrante è tutto nero anche, con questi, con questi index, numeri, numeri, Arabi, però con questa fonte eh, chamon de fer molto elegante e particolare amici cari mi hanno detto che eh, frank muller è sicuramente un genio dell'orologeria e avremo modo magari anche nelle prossime trasmissioni di poter apprezzare e gustare altre grandi produzioni di questo maestro orologiaio questa è una cassa torno dicevamo 39x55 e la, la cifra da confermare è di un attimo solo che vado a verificare: 4.955 euro per la precisione. Emanuele, è così. Sei sempre una persona molto precisa. <ride> Filippo, ricordiamo agli amici che è possibile pagare l'orologio in visione anche con 110 euro al mese. Questa è musica per le orecchie di chi ascolta e anche per le mie, perché qui stiamo parlando davvero di una referenza che deve essere inserita di diritto in quello che potrebbe essere magari come dire, un catalogo ipotetico degli orologi più particolari ed importanti della storia. Io dico sempre, per indossare magari un, un orologio classico, possiamo, possiamo farlo tutti senza grossi problemi. Per indossare un Frank Mueller serve una personalità forse un po' più spiccata, consentitemi, no? Eh, è un orologio importante da indossare perché ha una forma importante, si presenta in un certo modo, quindi eh, l'orologio non dimentichiamo mai, un po' rappresenta quella che è la nostra personalità. Quando lo scegliamo e decidiamo che è l'orologio giusto per noi, evidentemente stiamo portando al polso, stiamo mettendo al polso quello che è un riferimento di quello che noi siamo. Di quello che noi intendiamo per, per, per quella che è la nostra personalità, il nostro modo di essere, il nostro modo di vivere. In questo caso questo Frank Mueller Black Croco è davvero particolare, lo consiglio agli amici che amano distinguersi in modo particolare. Frank Mueller, ovviamente abbiamo detto poi del, anzi non ve l'ho detto, ma ve lo dico ora: di questo cinturino tutto pelle, come sempre. E, e poi e poi e poi abbiamo detto che parliamo di un 39x55 per, per questa cassa tonneau. Abbiamo qualche riflesso di luce, ma eh, ci scuserete per questo. Evidentemente, i nostri, i nostri fari qui nello studio rendono chiaramente più, più chiara l'immagine. Ogni tanto poi vanno ad incocciare <ride> proprio sulla, su quello che è il vetro della, che copre il quadrante, quindi qualche riflesso c'è eccolo qua ovviamente il cinturino perfetto splendido frank muller abbiamo fatto vedere anche quest'altro originalissimo orologio firmato frank muller ed ora beh insomma non può mancare chi in passato mi ha seguito sa che sono un fan di, di questa maison ed allora come l'ho visto ho detto, no, 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 devo, devo farlo vedere subito perché poi non ci sto nella pelle. Sì, possiamo, Gianni, quando vuoi. Ecco eh, qua, come dico sempre, ogni volta che io vedo un Heuer sento il rombo dei motori. Ho sempre questa sensazione. Ogni volta che vedo un tagoyer mi sembra di ascoltare il rombo di un motore, sai, l'accelerata proprio, proprio quello. Tagoyer, mamma mia, che cos'è? Tagoyer Monaco 39 mm, orologio nuovo con scatola e garanzia. Guardate che favola che è. con i due sottocontatori in bianco su questo quadrante in blu, invece con questa lancetta dei secondi rouge, così come sono rosse anche le due, due lancette dei sottocontatori, quella dei, dei minuti, dei 30 minuti e dei piccoli secondi, eccole qua. Le abbiamo, poi abbiamo datario a ore 6, come vedete, la corona a ore 3, e poi i due pulsanti che invece servono a gestire il cronografo li abbiamo, come vedete, dall'altra parte della cassa, in alto a ore 2 e l'altro giù in basso a ore 5. No, io lo sto osservando perché perché lo trovo davvero strepitoso. Amici cari, se avete passione per la velocità, se avete passione per il mondo dell'auto in genere, il Tag è l'orologio per voi, ma ci mancherebbe altro. È l'orologio giusto anche perché pensate la storia di Tag nasce proprio è legata più che mai a quello che è il mondo dei motori nel 1911 Oyer perché in principio l'azienda era solo Oyer poi nel 58 se non ricordo male, anzi no nell'85 perdon, ho invertito i numeri nell'85 è stata acquistata dalla TAG eh, Technique d'Avanguard e così è poi è nata nel 1985 proprio la TAG Oyer ma in principio quindi andiamo ai primi del novecento eh, l'azienda, la Maison era solo Oyer ed è nata producendo quelli che erano i, i, come dire, i contatori di velocità, ecco, chiamiamoli così, per aerei, per, per le barche, per le imbarcazioni e anche per le auto. Da lì poi il passaggio all'orologio da, eh, all da taschino ed infine all'orologio da polso. E poi il grande successo di Tagoyer, in particolare in questo caso del Monaco, quando lo ha indossato Steve McQueen in uno dei film più famosi, quello della 24 ore di Le Mans e da lì poi è nata la leggenda di questo grande orologio molti orologi, devo dire, sono legati anche al mondo del cinema ne parleremo ancora e in particolare questo evidentemente, è evidentemente legato alla figura di questo grande attore che è Steve McQueen e a questo film che è la 24 ore di Le Mans poi ne parleremo anche di altro dicevo, comunque sia, è questo l'orologio per gli sportivi per chi ama il mondo della velocità che sia che sia in auto, che sia su due ruote o che sia anche col monopattino, non lo so, ma velocità c'è. E allora Tagoyer Monaco, lo, ancora, lo poniamo ancora alla vostra attenzione, braccialatura tutta in, in cinturino, tutto in pelle, non 7.900 euro, ma in questo momento la Luxury Watches lo propone a soli 6.530 euro. 6.530 euro sì certo amici cari e amiche care questa è la cifra 6.530 euro per un orologio che appartiene alla storia dell'orologeria alla storia dell'orologeria consentitemi anche alla storia del cinema perché no perché no un saluto dall'amico Emilio Grazie Emilio. Filippo, ovviamente. possiamo rivedere eh, tutti e tre gli orologi certo. presentati finora per certo. un gentile amico che si è appena collegato? Assolutamente sì, Grazie. lo facciamo immediatamente. Lo facciamo immediatamente. Voi, amici cari, intanto io vado, no? però eh, giustamente, come ha fatto questo nostro amico, se volete rivedere qualcosa, qualche referenza oppure. Avete in mente un orologio che avete visto anche in altre trasmissioni e che volete rivedere? Noi siamo qui per questo, eh, quindi basta telefonare allo 080-6977-150 e faremo di tutto per accontentarvi, anche di più, di tutto e di più. Allora ripartiamo dal Kermit, che dici? Dal, dal Loris Kermit? Oh, siamo partiti da qui questo pomeriggio, siamo partiti da qui col sorriso detto perché... È uno degli obiettivi che si pone in questa Maison, la Oris, è quella di creare proprio davvero questo, questa emozione legata anche al buon umore e nei confronti di chi indossa queste referenze, ma anche di chi le guarda, anche solo in tv. Intanto il verde è da sempre, non so se siete appassionati di colori, il verde è considerato uno dei colori forse più rilassanti, ma anche uno dei colori che mette più di buon umore. Per cui il quadrante verde di per sé è già una bella garanzia. Ma non finisce qui perché l'orologio è tutto in titanio, quindi grande leggerezza, grande leggerezza quando lo indossate. Sembrerà di non averlo al polso. Le due sfere delle ore e dei minuti sono entrambe, come vedete, con questa forma gladio, ma luminescenti, fluorescenti, quindi leggibilissime anche nelle ore. Serali e notturne, datario a ore 6 con questa casella data a ore 6, che ha la particolarità di cui abbiamo detto poc'anzi, perché ogni primo del mese viene fuori il Kermit, la rana, insomma, no? e quindi il buon umore viene da solo, anzi, come dire, è l'augurio per il buon umore per tutto il mese. Ogni primo del mese, anziché la casellina con il numero 1, troverete lì la rana, il Kermit, anche perché l'orologio è, è un omaggio al mondo dei Muppet Show e l'orologio nasce in collaborazione con Disney, per cui non è un orologio banale, eh? attenzione parliamo di Disney, parliamo di Disney, parliamo di Horis, ora non, non voglio, eh, come dire, parlando di Disney non voglio certo svilire il prestigio di una Maison come Oris che comunque, comunque ha una storia ha davvero un suo palmaresco, con tanti risultati e tanti riconoscimenti ottenuti. Il movimento di manifattura, calibro 400 Oris. Amici, allora vogliamo sbloccarla questa situazione? Sì o no? Volete sorridere con noi? La cifra la devo dire rapidamente, certo sì che lo faccio. La cifra da confermare è di soli 3.300 euro. E poi andiamo oltre. No, devo essere più rapido. Hai ragione. Hai ragione. Devo essere più rapido. Andiamo al Frank Muller, il Black Croco, cassa tonneau, cassa di forma 39 x 55. Cifra da confermare: 4.955 euro. Ovviamente, le cifre sono tutte da valutare anche in modo rateale. Se volete, non c'è problema. Un piccolo acconto e poi potete rateizzare. Partiamo dai 500 euro fino ai 30.000 euro e fino a 60 rate. Decidete voi come. Però davvero si possono portare a casa, anzi si possono portare al polso questi orologi con degli investimenti minimi. Io ho rispetto per il denaro, lo dico sempre Gianni, dammi un attimo la camera perché altrimenti qui... Dicevo, io ho rispetto per il denaro, anche per i 70 euro, perché sono sempre frutto del lavoro e quindi anche sui 70 euro non dobbiamo essere banali. No? Però quando tu metti via 1,50 euro al giorno, 2 euro al giorno, via, e, e, e alla fine hai 60 euro, eh, ci sei, ci sei. Allora, quando puoi portare a casa, eh, all'opposto, eh, eh, Emanuele, perdonami, mi avevi detto 70 euro al mese era sull'Oris? o? 70 euro per quanto riguarda Oris? Eh, invece, per esempio, questo... Frank... 110 Frank Muller con un piccolo acconto, 110 euro al mese. Chiaramente è una rata indicativa, poi... È ovvio, poi è chiaro che i nostri amici a casa potranno concordare con la nostra amministrazione le modalità più comode per tutti, e eh, ci mancherebbe. Noi facciamo delle ipotesi per dare un'idea, poi il resto lo farete con calma con i nostri funzionari amministrativi. E, e quindi, dicevo, con 110 euro al mese, ma stai mettendo al polso un pezzo di storia, dicevo, dell'orologeria, Frank Muller maestro dell'orologeria, diplomato alla scuola di alta orologeria di Ginevra, ha iniziato prima, tra virgolette, come dipendente, come maestro orologiaio dipendente e poi ha creato la sua maison, Frank Muller col suo nome. Tanti premi ottenuti da lui, complimenti perché sono tutte delle creazioni estremamente originali. E poi l'orologio degli orologi in questa prima sequenza di presentazione, il nostro Tag di cui abbiamo già detto, Tag Heuer Monaco, una anche questo, guardate sono tre pagine di storia queste, poi alla fine possono, possono piacere o non piacere, ma è fuori discussione che sono tre pagine di storia della dell'orologeria. Taggoyer Monaco, anche qui davvero, non possiamo che aggiungere, eh, non possiamo aggiungere molto questa cassa quadrata, altra caratteristica importante del Tagoger, eh. Altra caratteristica importante, due sottocontatori in contrasto con il quadrante blu. i due sottocontatori sono bianchi con queste lancette rosse che spiccano, che si fanno apprezzare, rossa anche la lancetta dei secondi. E poi il datario A ore 6. Corona a ore 9 e i due pulsanti invece per guidare il cronografo dall'altra parte, ovviamente, della cassa. È una chicca, è un capolavoro: il cinturino è tutto in pelle traforato, ovviamente, dato che abbiamo detto che questo è l'orologio degli sportivi. E magari anche facendo delle gare di alta velocità, beh, io dico che qualche goccia di sudore sicuramente viene giù per la, per la tensione, per la tensione, cinturino traforato per consentire una traspirazione adeguata anche del polso e per evitare quindi un'eccessiva eh, sudorazione. È una chicca imperdibile, per davvero. Lo lascio all'attenzione vostra e del nostro centralino, 6.530 euro. Le rivediamo ancora un attimo tutti e tre. Questo è il bigliettino della visita di questo pomeriggio, amici cari 080 6977 150. Io sono partito da qui, eh, sono partito da qui perché ho avuto questa <ride> quest idea, Poi, poi se c'è altro che può interessare, che vi interessa, fate, fate, vi prego. Ecco, oggi torno, torno a parlare di alta orologeria dopo qualche tempo, quindi diamoci una mano anche con le vostre richieste, così mi aiutate nel fare la scaletta in modo più semplice e più gradito a voi soprattutto, perché è evidente che devo presentare orologi che possono essere di vostro gradimento, non quelli che piacciono a me piacciono tutti, quindi c'è poco da scegliere, però è importante che io presenti quelli che piacciono a voi e ci mancherebbe altro. Ripeto, il Kermit 3300 euro, Loris Kermit, poi abbiamo invece presentato il Frank Muller a 4.955 euro qui al centro, ed infine il Tagoyer, amici cari, 6.530 euro. E così abbiamo dato inizio e via alla nostra trasmissione di oggi. Abbiamo già dato qualche indicazione. Sì, Filippo, perdonami, sì. abbiamo alcune richieste. Iniziamo dall'amico Lino, uh, che chiede di poter vedere, lo ha visto ieri in uh, trasmissione, poter rivedere il Moonwatch. Guarda, ora se fosse possibile, ora, perché qualcuno dice si erano messi d'accordo, ma non è vero, perché io il Moonwatch l'avevo già preparato qui, guarda, è proprio al mio, è proprio addirittura è in partenza davvero. Lo presentiamo subito, intanto Gianni posso... Certo. Grazie. I tre, I tre tenori di partenza li mettiamo per un attimo qui, li mettiamo in panchina. Disponibili per il centralino e, e ora il rischio: sapete qual è? Io ci ho pensato talvolta perché ripensando anche a quello che dico in trasmissione, mi rendo conto che talvolta esagero ripetendo: bello, straordinario, strepitoso. Allora magari anche voi da casa dite: Ma a, a Filippo piacciono tutti, e purtroppo sì. Purtroppo sì, questa è, cioè è difficile che io debba dire, ma non perché è il mio ruolo, perché mi rendo conto che eh, qualche amico dirà, vabbè, mica può dire che è brutto, eh, altrimenti mica può star lì, e lo so, ma il vero problema è che faccio fatica a, a, a prendere una referenza e dire questa mi piace meno di quest'altra, perché sono tutte belle, diverse, ogni referenza ha la sua qualità, ha il suo pregio, ha il suo punto forte, ha il suo elemento di spicco. Come si fa quindi a preferire una per l'altra? Il nostro Gianni eh, mantiene ancora ecco, in visione i, i tre pezzi che ho presentato in apertura sono tutti diversi uno dall'altro, no? Ogni, ogni referenza è diversa dall'altra, ma come fare a dire che uno è più bello dell'altro, uno è meno bello dell'altro? Se ho una personalità sportiva, è chiaro, è chiaro che punterò la mia attenzione su Tagoyer. Se ho una personalità estroversa, particolare, eccentrica, consentitemi, eh, ma lo dico davvero come complimento e non ci mancherebbe altro, è chiaro che posso essere attratto di più dal Frank Muller. Se invece sto cercando un orologio che sia leggero, simpatico, bello, originale, ma Loris allora che cosa mi dite? Non è forse un orologio... Allora, e allora torno al discorso di partenza, non è che io mi ripeto per copione ma è la verità, sono belli tutte e tre poi la scelta è vostra la scelta rimane vostra, ecco perché vi dicevo il prezzo potremmo anche non dirlo il costo io penso potremmo anche ometterlo perché alla base la, la, la scelta è vostra, vi piace? quale? bene e allora se davvero lo volete se davvero lo desiderate se davvero volete entrare nel mondo dell'alta orologeria amici cari, amiche care, credetemi il modo poi lo si trova, eh. perché oggi come oggi non è più come era vent'anni fa. Eh, L'abbiamo detto in apertura, no? tu entravi nella boutique dell'alta orologeria, carta, assegno, cash, quello che era, insomma, e portavvi, mettevi al polso l'orologio. Oggi nel mondo dell'alta orologeria, grazie ad aziende come questa, bah, possono entrare tutti, basta volerlo. E allora basta volerlo, cambiamo perché ora... Beh, eh, sì, lo, lo metto un po' più, lo metto così, lo metto più... Cerco di, di porlo nel modo migliore. Eh sì, eh sì, eh sì, eh sì. Anche qua, guardate, le parole stanno a zero. Sì, fallo tu Gianni, forse, anzi, non forse, sicuramente lo fai meglio di me. Lo fai meglio di me. E tra un attimo lo rivedremo, lo rivedremo, certo, certo che sì. E, ci siamo. Eh, oh, ah, un applauso al nostro Gianni che ci, da, <ride> che ci ha messo a posto alla grande. Omega, oh, oh, Omega, oh, Moonwatch. Eh, ora devo ripetermi e lo devo fare. Come faccio a non dire che questa è storia dell'orologeria? Se non lo dicessi, beh, mancherei di darvi un, sicuramente un riferimento importante. Come faccio a non dire che questo è l'orologio degli orologi? Io eh, guardate, se ci sono le registrazioni delle mie vecchie trasmissioni. Io ho sempre detto che io dovessi partire con una collezione di orologi, io partirei dall'Omega Moonwatch. Se io dovessi partire oggi scegliendo il mio primo orologio. Sceglierei questo perché questo è davvero per me, per me è quello che non so, mi dà l'emozione più forte. È bello da vedere, è bello da indossare, è ricco di elementi storici. È, è straordinario, ma, ma ora, ora parliamo di prezzo. Oggi sì, facciamo al contrario. Partiamo dal prezzo. Perché andate a vedere, ecco, oggi con, uh, basta avere un telefonino in mano. Si va su, su Google, si entra nella, nella vetrina di Omega. Date un'occhiata al prezzo, il prezzo è aumentato, eh? il prezzo è aumentato negli ultimi mesi e continuerà ad aumentare, credo ci sia stato un incremento forse del, del 5-6% ultimamente, e siamo, siamo già in, in crescita, invece la nostra azienda lo propone, lo propone ancora con lo sconto che proponeva in passato, perché questo Omega Moonwatch, questo Omega che fa la storia, la chiusura Watches lo propone ancora a 7.310 euro. Lo propone ancora a 7.310 euro. Ora, ora, non ditemi che è una cifra, eh? non ditemi perché tutto è da paragonare a quello che stiamo proponendo. Dato che stiamo proponendo questo orologio, la cifra, guardate, è davvero, è davvero limitata. Qui l'affare lo fa chi, chi, chi lo mette al polso con questa cifra, con 7310 euro. Qui l'affare lo fa davvero il primo che chiama al nostro centralino e, e dice: Mettetelo da parte perché ci penso fino a stasera. Poi domani magari vi do la, la conferma definitiva o meno, però mettetelo da parte perché io non so poi, eh, perché i nostri. I nostri colleghi sono bravissimi anche nel, nel portare qui in vetrina orologi di questo livello. Ma non so quando questo sarà segnato, quando ne avremo un altro già pronto. Vetro zaffiro anche nel fondello, posso tirarlo via? Gianni, se tu mi fai un fermo, un attimo che okay. grazie. Gianni, perché qui dobbiamo magari mostrare anche quest'altra caratteristica. Mettiamo un attimo via questo. Ci siamo. Se lo metto così, si vede bene il fondello. Un vetro zaffiro, dicevo, anche... Eccolo qua. Io, quelle che vedete, chiaramente sono sempre le plastiche che un po' creano disturbo alla vista in questo momento, ma sono utilissime e preziose perché evitano di... di che che la cassa o anche la braccialatura possa subire qualche raschio involontario, quindi servono a preservare l'orologio da qualunque anche minimo graffio. Quindi le plastiche sono fondamentali, anche se magari ora presentandolo così la visione non è del tutto perfetta, ma ripeto, ripeto, è utilissima poi per garantirvi sempre il massimo. Quindi dicevo, vetro zaffiro anche nel fondello, guardate che cos'è questo... Speedmaster Omega Moonwatch Beh, per, i, per chi magari si chiede il perché del Moonwatch, devo dirlo. Lo ripeto volentieri: ricordiamo che questo è l'orologio che venne scelto dalla NASA. Attenzione perché molto spesso si dice che no, è l'orologio che gli astronauti hanno messo all'allunaggio la prima volta, quindi nel 1968. Ma non dimentichiamo poi un passaggio importante: l'orologio scelto dalla NASA. Cioè, non è che l'astronauta l'ha messo al polso perché è andato nella boutique del, di Dallas, di New York o, o di dovera. Gli è piaciuta e l'ha messa al polso. No! È la NASA che ha consigliato agli astronauti di mettere questo orologio al polso. Mi muovo, facciamo rivedere, ce l'hai? Intanto io ah lo faccio, lo faccio live. Eccolo qua. Dicevo. Sì, sì. Eh, dimentichiamo di ricordare che è la NASA che ha scelto eh, di questo orologio per abbinarlo al mondo degli astronauti, perché evidentemente dopo una serie di test, e non era certo l'unica Maison che ha, presentato la propria, che ha fatto la propria proposta di orologeria, no? Eh, quindi dopo una serie di test hanno deciso che lo Speedmaster era l'orologio giusto per essere il primo orologio ad arrivare sulla Luna, quindi è diventato poi il Moonwatch. È splendido. Attenzione amici, ripeto, il listino di Omega ormai continua a, uh, a crescere, a salire, ma questo non accade solo con Omega, eh, ci mancherebbe altro. Accade un po' in genere nel mondo dell'orologeria. E noi lo presentiamo ancora alla cifra di 7.310 euro, una cassa di 42 mm in acciaio, evidentemente con questa braccialatura con tre maglie splendide. Eh, stile Oyster, giusto per darvi un riferimento magari eh, più, più chiaro e più noto. Quindi, quindi che, che altro aggiungere, sulla qualità non c'è da aggiungere altro. Sulla bellezza, davvero si commenta da solo. Serve solo la rapidità in questo caso. La rapidità. Eh sì, bisogna essere rapidi al centralino per evitare che poi non si arrivi ai secondi. Perché un doppio poi... saluto, perdonami, eh... sì. Filippo dall'amico Pino e dal signor Leonardo. Molto bene, ringrazio entrambi, a loro auguro buona visione e resto a disposizione per qualunque richiesta. Grazie amici cari, ovviamente saluto gli amici che ci seguono da tutta Italia e ovunque, grazie a voi, grazie per l'attenzione che ci riservate quotidianamente da oltre dal 2007, Vi diceva in apertura ricordava il nostro Emanuele, quindi ormai tra un po' si festeggerà il ventennio. Siamo al 2023, quindi eh, qualche altro annetto e saranno 20 anni di proposte televisive. E Essere 20 anni in televisione non è facile, non è facile ma, ma allo stesso tempo per voi è una grande garanzia. È una garanzia perché quando sei per 20 anni in televisione tutti i giorni vuol dire che hai la coscienza sempre pulita. Vuol dire che chi è dall'altra parte dello schermo può fidarsi ciecamente di quello che la Costone Luxury Watches propone quotidianamente, perché altrimenti non resti su vent'anni in televisione a parlare di orologi, non puoi farlo, ti bruci, sei fuori dopo pochissimo. Eh, Questa azienda da vent'anni quasi ormai propone tutti i giorni, tutti i giorni, con solerzia, con attenzione, con cura, sempre orologi di altissima qualità. E a proposito di qualità, devo ricordare i sette controlli di qualità che la chiusione Luxury Watches propone anche su tutti gli orologi di secondo polso in particolare, no? Perché ogni orologio quando arriva qui in presentazione è perfetto, è stato controllato in tutte le sue parti, è stato controllato in ogni e qualunque eh, parte della, della meccanica e non solo. Quindi i sette controlli di qualità sono un'ulteriore garanzia. Per voi amici cari, il Moonwatch, ripeto, è qui, non abbiamo problemi. Io ho solo il piacere di averlo presentato. Poi, se gli amici a casa desiderano, possiamo tornarci e possiamo tornare a parlarne. Altrimenti, va bene. Comunque, lo teniamo da parte. Lo, lo posso spostare, Gianni? Lo possiamo spostare. Volevo andare ora, dato che ci sono degli amici che magari ci si sintonizzano, così anche da poco, ci conosco un poco vengono questi orologi e qualcuno che magari non è eh, molto addentro al mondo dell'alta orologeria sente de delle cifre e, e, e resta un po' interdetto dice sì però sì però ecco allora voglio dire lo facciamo in diretta che ovviamente la nostra azienda può proporre anche alta orologeria però a dei prezzi diversi andiamo su maison diverse però la qualità resta è il caso e qui davvero voglio, ecco, diciamo così, facciamo questa operazione simpatia. Vorrei davvero qui aprire il, come dire, il centralino a tutte le vostre telefonate, soprattutto ai nuovi amici, a chi si sta avvicinando eh, al mondo dell'alta orologeria, anche in questo momento. Chi per caso è giunto sul nostro canale e vede questo, questo personaggio, questo signore che parla di orologi che, che fanno storia. Attenzione, voglio dirvi: ci sono orologi di manifattura italiana di grandissima qualità che la nostra azienda, grazie ad una collaborazione ormai decennale, devo dire, riesce a presentare quasi in esclusiva a dei prezzi pazzeschi. Ed allora, soprattutto per i nuovi amici che in questo momento ci trovano, si sintonizzano e ci guardano e vogliono conoscerci meglio, vogliono diventare, tra virgolette, i nostri clienti, è una parola doppio senso, magari a me non piace molto perché alla fine dobbiamo restare sempre amici, poi siete anche clienti, ma se non sei alla base, la stima, il rispetto e eh, tutto questo, difficilmente poi si è anche clienti, per cui diventiamo amici prima, In, mi riferisco chiaramente a chi ci guarda da poco, poi ci sono tanti vecchi amici che ormai ci conoscono bene e sanno quello di cui sto parlando però i nuovi ecco diventiamo amici conosciamoci ehm, abbiate fiducia imparate a conoscerci a pieno e vedrete che non ve ne pentirete mai per i nuovi amici ma anche per i vecchi ci mancherebbe ecco voglio al volo questa proposta la proposta simpatia come sempre la facciamo parliamo di un orologio di manifattura italiana parliamo di Lorenz parliamo di Lorenz un attimo che rimetto eccola qua No, devo mettere l'altra. No, questa ha un'inclinazione più. Ecco. Dicevo, parliamo di Lorenz, amici cari, Lorenz è l'orologio italiano dal 1934, nasce a Milano in via Monte Napoleone e il maestro orologiaio era... Tullio Bolletta, pensate un po'. Una storia, anche questa di orologeria, ma una storia italiana in questo caso, italiana al 100%. Allora che fa Tullio Bolletta? E, era, e quello era il periodo degli orologi che arrivavano d'Oltralpe, no? Tutti i movimenti svizzeri, che però mancavano del gusto, magari, della forma del. Um, del, italiana, mancava quel senso un po' di, di eleganza che noi italiani riusciamo a dare. Allora, Tullio Bolletta, che fa? Decide di portare questi movimenti svizzeri, ma confezionarli in una, in una forma estetica più vicina al gusto italiano. E dal 1934 possiamo dire che Lorenz è diventato l'orologio italiano nel mondo. Quindi davvero parliamo di una grandiosa qualità. Ma qual è poi? Qual è la, la, la vera eh, notizia che devo darvi? È che in questo caso la nostra azienda, come dicevo, che distribuisce da, da anni e che è partner della Lorenz da anni a livello commerciale può proporre questi orologi a dei prezzi davvero incredibili. Non, non parliamo di regali perché offenderei anche la vostra intelligenza, quindi non è un regalo perché non possiamo fare regali, se facciamo regali poi. E finisce che non ci vedete più in televisione, no? Quindi i regali non se ne possono fare. Ma dei prezzi, dei costi che sono molto vicini ad un come dire a, ad un cadeau, ad un regalo: beh, quello lo possiamo fare e lo facciamo volentieri. Questi due Lorenz, che noi chiamiamo doppia iniezione, sapete perché? Per questa doppia colorazione del cinturino. Abbiamo questo questo che è in verde e nero, e l'altro invece è blu e nero. Ovviamente poi è tutto riportato anche sul colore della ghiera, da una verde e l'altra invece è bluette, richiama evidentemente il cinturino. Tutto, tutto molto elegante e particolare, index fluorescenti sovrapposti a pallettoni e geometrici, le due lancette a freccia, come le vedete, delle ore e dei minuti, datario a ore 3, tutto questo, amici, sapete quanto costa? Allora se ne scegliete uno costa 300 euro. Se li scegliete tutti e due in coppia, la cifra da confermare diventa di 500 euro. E potete Una anche. Una copia in conferma. Ringraziamo eh, il signor Giuseppe dalla provincia di Frosinone. Eh, ma lo sapevo. Grazie, Giuseppe, complimenti. Grazie. Eh, ma non finisce qui. E ce n'è, ce n'è. Quindi abusate, abusate di questa offerta. Dicevo, se li scegliete entrambi, 500 euro. Eh, Emanuele, non so se me lo confermi. È possibile a questo punto anche pensare al rateale? Perché si parte dai 500 euro, Giusto? Penso di sì, esatto. Filippo, esatto. 32 euro al mese. Ecco, ma, 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 vabbè: quindi pensate un po' di cosa stiamo parlando. Ovviamente, noi ne abbiamo le scorte, non sono infinite, se ne è. però ecco, se volete approfittatene subito. Non l'ho ancora detto, lo dico ora. Oggi, che cos'è? 22 settembre. Uno blu è in conferma. Uno? uno. Sì, sì, l'amico lo sceglie uno. Va bene, va bene, uno come, come desidera. Eh. Oggi è 22 settembre. Guardate che di qui a Natale è un attimo. Io ve lo sto dicendo oggi che è il 22 settembre. Poi, poi ne riparliamo il 22 dicembre. Perché se saremo, quando saremo qui e ci diremo mamma mia, siamo già il 22 dicembre? Infatti è infatti proprio così. Quindi cosa voglio dire? Voglio dire che in questo momento può essere anche interessante e utile poter scegliere questa coppia per fare degli ottimi regali di Natale, no? Uno lo tenete e uno lo regalate. Avete due nipotini? Ne regalate due. Eh, oppure uno lo volete per voi, uno lo, lo date ad un caro amico per le festività. Insomma, decide... non devo dirvi io, ci mancherebbe come fare cosa fare. Ma giusto per dare un'idea. Allora, voglio ricordare i Lorenz. In questo momento la proposta che la Chiosone Luxury Watches fa è il singolo 300 euro. Quindi, se vi piace quello in blu con il cinturino blu e nero va bene 300 euro, se vi piace quello verde lo stesso 300 euro ma se confermate la coppia e questa potrebbe essere già una proposta molto interessante per il Natale che arriva perché i regali non si scelgono il 24, su, dai, diciamoci la verità questa cosa che uno deve andare a prendere i regali di Natale il 24 dicembre quando c'è coda dappertutto, c'è confusione, no ci fanno con calma, 22 settembre, già ci pensate. Ne confermate due, la cifra diventa 500 euro. E il nostro Emanuele ha già ricordato che è possibile pagarla anche in modo laterale con 32, 32 euro mese. Mamma mia esatto. che bello! Sì, sì, che succede? Che succede? 080 69771. 18 mesi? Sì, 18 mesi, va bene. Grazie Emanuele, puntuale e preciso. Bravo Emanuele. Diciamo 080-6977-150, presto, 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 perché poi, no, ecco, è chiaro che non posso fare tutta la trasmissione sui Lorenz, quindi dovremo essere rapidi, rapidi, rapidi e, e per parlare sempre. Sì, un altro orologio furbo, ve lo faccio vedere. Perché dico furbo? Ora lo capirete da soli, perché poi, insomma, è ben chiaro il motivo. Un altro orologio furbo che voglio mostrarvi è anche questo, guardate un po'. Attenzione, posso spostarli un attimo? Rimetto qui. Vi faccio vedere questo perseo. È ok? Questo perseo Pepsi. È furbo o non è furbo? Ma certo che è furbo! Ma oltre ad essere furbo, è bello, bello, bello! Guardate che cos'è! Perseo, altra azienda italiana, visto che abbiamo aperto questa parentesi dedicata agli orologi anche alle maison italiane, abbiamo parlato di Lorenz. Come faccio a non mostrarvi questo Perseo splendido? Un'altra copia in conferma, eh, l'amico Joele Conferma: Grazie, gli grazie, grazie, Manuele, caro, grazie, grazie. Continuate eh, i Lorenz. Ci sono ancora: eh? 080 6977 150. Continuate pure nelle vostre conferme finché ce n'è. Eh, siamo a vostra disposizione. Vi dicevo, guardate questo Perseo cos'è? Perseo è un'altra azienda importantissima a livello, a livello nazionale e non solo, perché, perché è stato per tanti anni la Perseo l'azienda che ha collaborato con le Ferrovie dello Stato, gli orologi che avevamo sui binari, eh, li, qualcuno magari che ha la mia età li ricorderà, oggi i giovani non li hanno più visti quegli orologi, credo non ci siano più, ormai sono tutti tutta la cosa, ci sono ancora? In qualche stazioncina forse ma proprio, ma Gianni caro, ma proprio forse a Noci. A Noci c'è. a Noci non c'è. È visto. Proprio qualche stazioncina sicuramente ci saranno ancora quei grandi orologi eh, messi lì sui binari. Quelli sono Perseo, giusto per dirne una. Ma Perseo è stata anche partner eh, dei trasporti di Milano, per esempio. Quindi parliamo di un'azienda solidissima di grandi orologi italiani. Furbissimo questo Pepsi. Che può essere confermato alla cifra alla cifra di 1365 euro. Parliamo di orologio nuovo 42 mm, da urlo, da urlo, l'amico Antonio conferma una coppia di Lorenz. Grazie Grazie Antonio. Allora facciamoli rivedere al volo tutti quanti, eccoli qua. Allora i due Lorenz, i due Lorenz, grazie, grazie direttore. Si va, si va, si va. I due Lorenz, eccoli. Ne abbiamo presentati perché ha voluto dare questa, eh, questa finestra, ha voluto aprire questa finestra proprio sul mondo degli orologi italiani anche per, per i nuovi amici, per chi si avvicina. Per... Beh, mi ha chiamato un signore, giustamente, ha ragione, dice li vedo fermi, non so se sono al quarzo o sono automatici, perché posso pensare che siano al quarzo dato il prezzo basso. No, no automatici. sono automatici. No, ma certo, certo. Se hanno ragione, giusto Hanno ragione, certamente sì, no, 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 sono automatici, eh. no, 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 non sono al quarzo, ci mancherebbe altro. Eh, orologi automatici e allora i due Lorenz dicevo 300 euro uno 500 euro entrambi amici amici eh? Eh, 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 come ho detto prima qui l'affare lo fa chi lo mette al polso chi lo mette al polso perché oggi parliamo di una grande qualità di questa grande casa di questa grande maison italiana il prezzo è piccolo 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 se per per le altre presentazioni che ho fatto, poteva esserci qualche remora sul costo perché magari non si è pronti mentalmente ad affrontare una spesa di un certo tipo. Qui scusa che non ce n'è. Bello, sì, lo confermi subito e via, lo metti al polso domani. Domani, domani. Dopo domani ti arriva, lo metti al polso e non ci pensi più. E poi il Perseo, il Perseo, sì. Torno un attimo sul Perseo, perché non, non me lo trascurate, il ho visto che i Lorenz sono andati benissimo, e vi ringrazio, e grazie ancora, il centralino è sempre a disposizione, se volete potete ancora confermare i Lorenz, ma questo Perseo, ma vuoi lasciartelo sfuggire? Ma vuoi lasciartelo sfuggire? No, 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 assolutamente no. Assolutamente no. L'ancetta delle ore Mercedes, index misti, Pallettoni geometrici, luminescenti, dei torre 3, e poi ovviamente Pepsi, non l'ho detto, ma l'ho dato per scontato, vi chiedo scusa, per questa ghiera bicolore, ovviamente che è Bleu e Rouge. Che ricorda, ricorda un Pepsi ben più noto che quello della Maison Rolex. Ecco perché dicevo furbo: perché evidentemente lo metti al polso e, 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 e non dico, no, dico nient'altro, <ride> non dico altro. Lancetta dei secondi, beh, che possiamo chiamare anche l'ollipop, per questo suo cerchietto che posto quasi in chiusura. Eccolo qua, la vedete scorrere sul quadrante: 1365 euro. 080 69, 77, 150. Li facciamo vedere tutti e tre, Gianni. Poi andiamo oltre perché non posso, non posso sostare più di tanto. Altrimenti, facciamo tutta la trasmissione qui e non va bene. Quindi, 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 facciamoli rivedere un attimo. Chiaramente, amici, per qualche fino a fine trasmissione, potete sempre chiamare il nostro centralino e chiedere informazioni. confermare questi orologi. Il nostro Gianni, tra un attimo, ve li mostrerà in modo tale che possiate ancora apprezzarli e vederli. Eccoli, 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 eccoli. Ci siamo, ci siamo. Sono già le 18? Ho oh per bacco. Eh, ridendo e scherzando, siamo partiti col sorriso dell'Oris Kermit. <ride> ridendo e scherzando, è andata via già un'ora di trasmissione. Ragazzi miei, come vuole il tempo, è il caso di dirlo. <ride> Visto che parliamo di orologi, come vuole il tempo. E come volano anche gli orologi, devo dire. Grazie, grazie amici, davvero. perché. Insomma, ho trovato davvero tanta attenzione in questo pomeriggio e la cosa non può che riempirmi di, di soddisfazione, di gioia e di piacere. Grazie davvero di cuore, perché la vostra attenzione beh, non può che essere la nostra soddisfazione. Poi, come dicevo, intanto eh, ci conosciamo: intanto, mi riferisco ovviamente ai nuovi amici in particolare. Ci conosciamo, abbiamo modo di. Di, di, di presentarsi avete modo di conoscerci anche indossando già questi orologi e poi il resto viene da sé Io, in passato ho anche detto quando si acquista l'orologio beh insomma credo che sia un po come quando si acquista l'auto non si parte subito con la ferrari no Gianni tu la, la prima auto che hai avuto è stata una ferrari no ma ora c'è la ferrari no allora non è cambiato niente <ride> non è cambiato nulla allora Gianni No, In ogni caso, diciamo, si parte sempre con l'utilità. Io ricordo quando, quando ho preso la patente a 18 anni avevo una 126, ve la ricordate? La 126, eh. però era cabrio, aveva il tettuccio che si apriva era molto particolare. E poi, 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 poi insomma, poi abbiamo cambiato: eh, si cresce, è aumentata la cilindrata, auto più carine, più belle. Ma tutto deve essere fatto, secondo me, giustamente al momento opportuno. Per cui questo è un bigliettino da visita che potete utilizzare e sfruttare, confermare i Lorenz, confermare il Perseo, ehi ho il Perseo, il Perseo. <coughs> eh sì, 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 questo davvero, davvero è da non perdere. E poi si può arrivare dove si vuole, oppure, amici cari, amiche care, è chiaro che io parlo così, dico delle mie, faccio delle mie congetture, poi... Per carità possono essere condivisibili o meno, ci mancherebbe altro. Intanto ci fermiamo, ci fermiamo sì, con Lorenz, ci fermiamo con Perseo perché dobbiamo parlare di altro e, e, e ovviamente non possiamo dedicare ulteriore tempo a sì, no, ma se arrivano le conferme, voi le prendete, non, non ci sono. Pro... Posso spostare Gianni? Allora ora parleremo invece, parleremo invece ora, sapete? di, di un'altra Maison che, che amo, che stimo che ritengo sia ormai già da qualche tempo una Maison forse più in crescita eh, a livello anche di interesse ma anche di vendite in generale eh, sto parlando di Tudor sto parlando di Tudor perché perché sono sicuro anche qua di consigliarvi al meglio vedete eh, Dicevamo poc'anzi, è bello fare anche i piccoli passi senza. senza Un saluto fra... dalla signora Marilina e dall'amico Ivan. Grazie, grazie davvero. Ricambio, se posso fare qualcosa per loro, eh, Emanuele, mi fai sapere? Eh, ci mancherebbe. Sì, Il conservatore a... conferma una copia di Lorenz e ti ringrazio. Oh, evviva! evviva. Ovviamente Emanuele. I Lorenz ci sono, quindi i nostri amici, intanto li abbiamo ancora in visione, abbiamo i due Lorenz, ricordo la coppia, è 500 euro, invece il Perseo, il Perseo lo abbiamo presentato a 1365 euro. Giustamente il direttore mi ricordava, ricordiamo non, non parliamo di orologio al quarzo per i Lorenz, eh, ci mancherebbe, assolutamente no. 500 euro la copia, invece se ne confermate uno solo il costo è di 300 euro. Intanto ero quasi Finito sì, Filippo, perdonami, il Perseo è possibile pagarlo in 18 mesi con 80 euro? Il Perseo è da portare via al volo, guardate, è sì, eh, lo so, hai ragione. Eh, Filippo, dobbiamo rivedere ragione. il Kermit? Sì, bravo, bravo. Per un gentile amico. Davvero, grazie. davvero, questo mi fa enormemente piacere perché ho aperto con questo orologio oggi. Ma non è stato un caso, è stata una scelta ponderata perché volevo aprire con qualcosa di simpatico, di allegro, di particolare, di originale. E allora, eh, e allora sì, questo Oris Pro Kermit l'ho trovato ideale per aprire la trasmissione. E per ricominciare questo dialogo con voi, un orologio non convenzionale, tutto in titanio, all titanium. Per dirla eh, con le parole giuste, questo datario Ore 6, questo quadrante green. Eh, e anche, anche questa scelta dei colori è importante. È un orologio realizzato e creato in collaborazione con Disney. Anche in questo caso, guardate, non, non, non è stata fatta con gli amici della. Del, eh, dell'officina dell sotto casa no? questo è un orologio pensato, studiato, autorizzato in collaborazione con la Disney per celebrare un personaggio particolarissimo la rana Kermit, quella dei Muppet Show ma sempre perché? perché la Oris ha una sua filosofia aziendale la Oris ha questa filosofia legata al benessere anche psicologico L'orologio deve dare delle belle emozioni, deve far star bene chi lo indossa, deve far sorridere chi lo indossa. E non è poco oggi come oggi. Alzarsi al mattino con un bel sorriso credo sia la medicina migliore per risolvere tutti i problemi della vita. Ora, attenzione, non voglio esagerare, non è che questo orologio fa i miracoli. Miracoli non ne può fare. Però, però dico una cosa alla Catalano, come si diceva una volta. Meglio avere uno, un, al polso un orologio simpatico che un brutto orologio, no? Meglio indossare un orologio che ti fa magari anche sorridere un attimo, piuttosto che una, una roba triste che tu al mattino già lo metti, inizi male la giornata e eh, non va bene, no? Quindi il Pro Kermit della Oris, manifattura svizzera, lo ricordo, calibro 400 di manifattura Oris, sempre datario a Ore 6, questa ghiera zigrinata che richiama un po' il mondo Rolex, corona a ore 3, le due lancette gladio fluorescenti, tutto titanio, tutto titanio nella cassa, nella braccialatura, orologio leggerissimo con questa caratteristica particolare, il giorno 1, il giorno 1 del Dici mese... Bene, il giorno 1. Quindi ora il primo di ottobre accadrà, quindi non so se lo potremo anche mostrare live, il giorno primo di ogni mese, anziché il numero 1, ti viene fuori la rana Kermit. E ti augura il buon, il buon mese, diciamo così, e lo fa in grande allegria. Full set 39 mm la cassa, la cifra da confermare non è 4400 euro, no. È stata barrata quella cifra. La chiuso Luxury Watches lo presenta a 3300 euro. Non devo urlare, calma, calma, senza urlare. Senza urlare perché in questo caso. che, 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 che urlo a fare? Ah, anzi per dirlo sottovoce, 3.300 euro, amico all'ascolto, amica all'ascolto, tra l'altro, ora questo è un mio pensiero ma credo possa essere anche un orologio che poi, dato che la cassa non è di quelle molto molto grandi credo vada bene anche per un polso femminile eh, Emanuele, no? quindi può essere indossato da da un gentile signore ma anche da una gentile signora, signorina, poi questo quadrante green e via, e via, su, allora dicevo 3300 euro, un piccolo acconto e poi decidi tu caro amico, decidi tu cara amica come, come pagarlo e come portarlo a casa, anzi al polso, da domani, da dopodomani perché ti arriva, perché l'orologio lo metti al polso subito e lo paghi? col tempo e lo dimentichi di pagare, in che senso? Ricordiamo dimentichi, con 70 euro al mese. Eh, con 70 euro al mese dimentichi di dover pagare una rata così piccola, alla fine non te ne accorgi nemmeno e eh, eh, via. Quindi è ancora disponibile, è unico e solo, non ve ne altri credo, non lo so Emanuele, eh, dammi conferma, in questo momento però qui nello studio non ne vedo altri, poi... Se so, a non... ci sono pochi pezzi. Pochi pezzi abbiamo. Bene, no, e... Noi di questo ne abbiamo solo uno. Ah, e quindi questo volevo dire. Quindi qui davvero vince chi, chi, chi taglia a traguardo. È un per orologio primo. introvabile, Filippo. Eh? È una serie molto particolare e quindi sicuramente gli appassionati eh, lo, lo cercheranno anche con molta cura e attenzione. Ora dobbiamo, dobbiamo solo mettere l'attenzione del centralino, non torniamo sull'argomento, però il nostro amico ne aveva fatto richiesta, allora volentieri ne ho parlato ancora e ne parlerò infinite volte fino a quando voi me lo chiederete, perché sono qui per questo e lo faccio con gran piacere. L'orologio c'è, la cifra è 3.300 euro, lo metto via e, e, poi, e poi, poi vediamo cosa accade. 080 69 77 150 è il nostro numero di centralino, utilizzatelo. Come volete, come ritenete, perché, ecco, per fare dei saluti, per fare delle richieste, per confermare, per confermare, è <ride> eh, certo, e, e sì, perché poi, Gianni, noi dobbiamo essere sempre sinceri, perché gli amici a casa apprezzano la sincerità, dobbiamo essere, come si suol dire, trasparenti. Allora, se io vengo qui a raccontare stupidaggini, Dopo un minuto ho già finito perché gli amici a casa lo, lo comprendono bene. È chiaro che la nostra missione e il nostro lavoro è fatto di vendita, per cui il nostro obiettivo sicuramente è quello di poter dare a voi questi orologi al prezzo giusto e corretto in cui riusciamo a proporli. Però in certi casi, casi l'obiettivo è anche quasi un po' come dire legato al piacere di poterli presentare, perché poi alla fine, guardate, parleremo anche di Rolex, tra un po', anzi se gli amici vogliono vedere Rolex fatemi sapere perché cambiamo la scaletta e possiamo presentare dei day just eh, splendidi, ma quando un day just, parliamo di questo, visto che l'ho nominato, resta nel cavò della chiusura del Luxury Watches, l'azienda non ci ha perso, non lo ha venduto, non ha monetizzato. ecco non ha creato un flusso di denaro contante, ma l'azienda forse ci ha guadagnato. <ride> per assurdo, il discorso è questo. Potrebbe avere, perché con quello che è oggi il mercato dell'orologeria, con quelli che sono i, i, i rialzi di, dei listini che si stanno avendo, quando un Rolex, abbiamo parlato di Rolex, resta in casa, vuol dire che il suo valore è già aumentato da oggi a domani. Allora, la vostra, consentitemi, la vostra scaltrezza. È quella invece di fare in modo che questi orologi possano aumentare di prezzo e di valore al vostro polso e non nel cavò dell'azienda che ve lo presenta. Quindi questo è il consiglio in generale. Torno al discorso di partenza. È chiaro che siamo qui per vendere, ma quello che resta nel cavò sicuramente è un patrimonio inestimabile. Ci fa anche piacere avere. Quindi siamo qua davvero per soddisfare ogni vostra richiesta e per farlo nel modo più sincero e trasparente possibile. Utilizzate i nostri numeri e saremo sempre dalla vostra parte più che mai. Dovevo parlare di Tudor, eh, abbiamo avuto la richiesta dell'Oris, l'abbiamo ripresentata. Eh, così come sono pronto a riparlare anche di Tagoyer, di Mueller, di Omega e eh, tutto quello che abbiamo detto fino a questo punto. Ma parliamo di Tudor. Dicevo Tudor negli ultimi. Mesi nell'ultimo periodo, diciamo così, nell'ultimo periodo storico, è stata sicuramente la maison che ha avuto il, lo sbalzo verso l'alto più importante in termini di fatturato, in termini di interesse da parte eh, degli appassionati di orologeria e, e davvero sotto tutti i punti di vista. È una Maison che ha trovato la sua strada maestra e, e la sta percorrendo nello stesso modo lo dico subito, in cui quella, sta, quella strada venne percorsa a suo tempo dalla Rolex. Voi sapete bene, eh, magari se qualche amico, ma meno dentro al mondo dell'orologeria, che Tudor nasce proprio dal mondo Rolex, è certo che sì, Tudor nasce dal mondo Rolex, Hans Wildorf è stato il fondatore della Rolex e poi è diventato anche l'uomo che ha creato il mondo Tudor. Per cui come dire la mentalità di base, l'idea di base, è quella comunque quella legata alla grande qualità. Questa grande qualità ora sta pagando più che mai. Per cui quella che è stata la storia dei Rolex, ora è diventata la storia dei Tudor, la strada percorsa dai Rolex, oggi la stanno percorrendo i Tudor, stanno crescendo ogni giorno di più anche nelle valutazioni, nelle quotazioni. Il momento per acquistarlo era ieri, è oggi. Non lasciate trascorrere troppo tempo perché poi i prezzi, chissà quali diventeranno, chissà quali saranno. Noi non possiamo prevederlo oggi, non siamo maghi, ma sicuramente vi possiamo dire che, che si sta muovendo molto questo mercato. Ed allora torniamo ora ai protagonisti. Partiamo da questo Tudor 1926, cassa 41 mm, un orologio che presentiamo a 2795 euro. Abbiamo questo quadrante. Perdonami, Filippo. Sì. È possibile pagare l'orologio in visione anche con 52 euro al mese? Non ho capito, hai capito? <ride> e certo 52, hai detto 52, allora, ho esatto. capito 52 euro al mese per questo Tudor 1926 41 mm, orologio nuovo con scatola, garanzia ceduto da ore 3 index arabi e poi abbiamo anche questi alternati a questi index geometrici, finiture come vedete laminate oro molto particolari e molto preziose e poi tutto acciaio, questa braccialatura anche tutta in acciaio con, con queste maglie centrali sempre in lamina oro e poi, poi cos'altro aggiungere? È un Tudor! È un Tudor! La cifra è da confermare, l'abbiamo già detta. 2.795 euro, un piccolo acconto e poi 52 euro al mese. Questa è un'ipotesi. Questa è un'ipotesi che noi facciamo e la poniamo alla vostra attenzione, ma non finisce qui, perché sempre parlando di Tudor, andiamo a vedere che c'è a fianco. Abbiamo la regina del mondo Tudor, anzi, il re del mondo Tudor, eh, visto che parliamo di Casa Reale Tudor, quindi il re. Beh, abbiamo questo Black Bay che rappresenta sicuramente la, la referenza più più gettonata, credo, anche. Lo sto, provo ad inclinarlo un po' perché vedo un attimo solo, vedo dei riflessi, sì. Provo a spostarlo verso il basso. Vedi se va meglio, Gianni. Ecco, la mano esperta del nostro Gianni fa miracoli, come vedi, ora. E voilà, ecco, <ride> è cambiato l'orologio. Dicevano, l'orologio è lo stesso, ora però lo, lo possiamo guardare meglio osservare meglio. Questo quadrante nero, 41 mm. Orologio nuovo con scatola e garanzia. I due sottocontatori eh, bianchi, diciamo così, anche per avere un effetto cromatico più gradevole. L'ancetta delle ore Snowflake e poi tutto acciaio. Amici, cifra da confermare: 5.600 euro. 5.600 euro per il Black Bay Tudor ed infine, ma uh, infine solo per questa presentazione in questo momento eh, poi magari se ci sono richieste possiamo fare miracoli, sempre parlando di Tudor Black Bay abbiamo il 58 39 mm quindi leggermente la cassa leggermente più piccola, guardate che cos'è anche questo, 58 eh, perché, perché? Perché? Ricorda il primo sì, fai tu l'operazione per renderlo più gradevole alla telecamera Ok, sì, dicevo 58 perché ricorda il primo diver, certo, del Casa Tudor 1958, e quindi poi è nata questa versione che omaggia il primo diver. Guardate qua, che bello che anche questo, sempre in, anche in questo caso l'ancetta delle, delle ore snowflake, e poi, e poi questi index geometrici, pallettoni e geometrici misti, tutto acciaio. La cifra da confermare. In questo caso è di 3.595 euro. Il mondo Tudor lo stiamo portando a casa vostra. E io li facciamo vedere ancora tutte e tre, Gianni, magari insieme. Grazie, grazie, grazie. Eccoli qua. 080-6977-150. Il numero, amici cari. Se volete fare richieste, fatele pure. Se, se c'è altro che volete. Eh, magari anche conoscere e sapere anche il nostro Emanuele potrà darvi informazioni al centralino quindi eh, rapidamente potrete ricevere tutte le informazioni che desiderate. Dicevo il mondo Tudor è un mondo in continua evoluzione e crescita. Mi sento davvero di consigliare caramente ai nostri amici a casa, ai nostri amici a casa, eh, di consigliare caldamente e chiaramente queste referenze, perché sicuramente potranno riservare molte soddisfazioni, molte soddisfazioni anche sotto il punto di vista delle quotazioni. Beh, quando abbiamo iniziato con Tudor sicuramente le quotazioni non erano queste e gli stili erano ben diversi, anzi io credo che la chiusura Luxury Watches abbia percorso per prima, o tra le prime, eh, la, la strada dei Tudor presentandoli con frequenza alla vostra attenzione. E devo dire che come sempre il nostro direttore ha avuto ragione, ha avuto ragione perché ha portato nelle vostre case quasi come un'anteprima la bellezza, la solidità di questi orologi. Oggi li conoscono un po' tutti, sicuramente sì, se ne parla sempre di più. Li conoscono tutti, vanno a Ruba, noi abbiamo queste tre referenze pronte, pronte consegna e allora ovviamente poi sta a voi, sta a voi certo. Scegliere quella che più vi aggrada, quella che più vi piace, quella che più vi soddisfa, e portarla subito al centralino prima, prima che possa sfuggire. Perché in questo caso, in questi casi, quando si parla di alta orologeria la rapidità da parte vostra è fondamentale. <ride> sì, è fondamentale perché il secondo che arriva al centralino potrebbe sentirsi dire: sentite amico purtroppo l'orologio è stato confermato, non è, più, non è più nostro, non possiamo assegnarlo, chissà, eh, in futuro, quando ne avremo altre di referenze di questo tipo, sicuramente potremo soddisfare anche la sua richiesta. Li vediamo ancora tutti e tre, anche in questo caso, tre referenze decisamente diverse l'una dall'altra. La prima, sicuramente, ecco, il quadrante bianco con questi numeri arabi misti a questi index geometrici, sicuramente... Una referenza molto classica, quindi per una personalità elegante, raffinata, classica, che ama, ama, ha il gusto del, dell'eleganza, della, della raffinatezza queste finiture in oro. E quindi sicuramente un orologio molto particolare. Accanto invece abbiamo presentato il Black Bay e in questo caso sicuramente si passa già a qualcosa di più sportivo, importante. Performante sicuramente, e poi il, il diver. Abbiamo detto il 58, che invece è un omaggio al mondo dei diver della Tudor che nascono nel 1958. In questo caso, un orologio sportivo, ma allo stesso tempo elegante. Come si usava a dire una volta, sportivo ma elegante. È proprio così. È proprio così. Sportivo perché comunque la sua veste, anche a livello di quadrante, è abbastanza. Così sportiva, rapida di, nella fase della lettura del quadrante, ma allo stesso tempo questo, questa colorazione scura e questi index molto particolari rappresentano, rappresentano qualcosa di raffinato, per cui non vanno persi. Ricordo le proposte: 2795 euro per il Tudor 1926, il primo che abbiamo visto, il Black Bay invece lo stiamo presentando alla cifra di. 5.600 euro, infine, infine il uh, Tudor Black Bay 58, full set 39 mm, a 3.595 euro. Li teniamo ancora per un po' alla vostra attenzione, nel frattempo vedo il nostro, il nostro Emanuele, sempre indaffarato al centralino. Non posso che ringraziarvi per l'attenzione che ci state riservando in questo pomeriggio. Per anche per il mio rientro, quindi sono felice di poter risentire tanti amici dall'altra parte del, del telefono, non li sento io, li sente il nostro Emanuele, ma anche avevo sentito tanti saluti, quindi vi ringrazio davvero per la vostra enorme attenzione, che farò di tutto per ripagare nel migliore dei modi e eh. come sempre con grande serenità, con gran piacere. Restiamo ancora su questa inquadratura, ottimo Gianni. Sì, eh, eh sì, scusate, non, non, sono, non sono scappato, no, 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 è che mh, sono, per la verità parlavo con la nostra Emanuele e sono arrivate un paio di telefonate di amici che si sono sintonizzati tardi, hanno sentito che ho fatto riferimento ad alcuni orologi e allora magari hanno chiesto se era possibile poterli rivedere. Allora ci siamo un attimo riorganizzati perché eravamo già pronti per presentare i dei Just Rolex, e invece facciamo così: anche per ecco abbiamo detto che la trasmissione la facciamo assieme a voi, quindi, anche per soddisfare quella che è la vostra richiesta, andiamo subito allora a riproporre quello che è stata un po' la trasmissione sino a questo momento. quello che abbiamo fatto vedere, quello che abbiamo mostrato. Lo facciamo vedere di nuovo subito. Siamo partiti di qua. E alle dici, intorno alle 17 siamo partiti di qua ho preso ho scelto tre referenze una diversa dall'altra proprio per dare questo senso di diversità e, e di varietà in apertura di trasmissione e allora in apertura subito abbiamo parlato di Tag Heuer l'orologio di chi ama la velocità l'orologio degli sportivi per eccellenza questo Tag Heuer Monaco leggenda 39 mm orologio nuovo, scatola, garanzia la cifra da confermare, amici cari, 6.530 euro, ovviamente, ovviamente, poi al centralino il nostro, il nostro Emanuele potrà darvi tutte le informazioni, ora è chiaro, ripeto rapidamente, solo per chi si è sintonizzato ora, è possibile un pagamento rateale che va su un acquisto da 530.000 euro, 6.530 euro li, fa, li potete ratezzare così come ritenete, nel modo più comodo, con un piccolo acconto. Io Potrei parlare, vorrei parlarvi della storicità di questo orologio, perché come dicevo in apertura, qua, questa è una pagina di storia dell'orologeria, eh? quindi attenzione, attenzione, Cassa Quadrata, Tag l'orologio di Steve McQueen, l'orologio che Steve McQueen ha indossato nel film La 24 Ore di Le Mans, questo quadrante blu con i due sottocontatori in contrasto bianco, il sottocontatore dei 30 minuti, quello dei piccoli secondi, le lancette rouge che fanno tanta, tanta velocità, fanno tanto piacere vederle. Guardate che cos'è: datari da ore 6, la cifra minima. E poi corona, corona a ore 9 e i due pulsanti per gestire il cronografo. Li vedete dall'altra parte, eccoli qua, eh, eccoli qua, dall'altro lato della cassa. Bene, la cifra l'abbiamo data, dobbiamo correre, altrimenti non la, non la smetto più. Frank Muller, eh sì. Amico mio, amico mio. Ora allora, mi rivolgo all'amico che ipoteticamente ci sta guardando dall'altra parte. La tua personalità è estroversa, è estrosa, è una personalità comunque vivace. Questo Frank Muller è l'orologio per te. Questo black crocodile della Frank Muller è straordinario. A parte che è anche raffinato ed elegante, perché io parlo sempre di questa personalità così estroversa di Frank Mueller nella sua creazione. Ma questo black croco con questa cassa di forma tonneau no, che richiama un po' le squame nere del, croc del coccodrillo, ma è di un'eleganza perché è tutto black, quindi il massimo. Il nero, ottimo Gianni, è il colore dell'eleganza per eccellenza? Ecco, lei quando va ad un matrimonio come si veste? Di nero. Si veste di nero quando vado a una cerimonia ci si vede di nero, lo smoking, quindi il nero è il colore raffinato per eccellenza. Detto ciò, la cifra 4.955 euro per il Frank Muller, che consiglio all'amico più attento e particolare che ci sta osservando e che cerca un orologio particolare e raffinato come questo. Filippo, allora abbiamo una richiesta. Sì. Un gentile amico ha visto l'Ublot sul sito e vorrebbe sì. vederlo. Sì, Ora dal vivo? Lo possibile? Vedere, ma assolutamente, ma scherzi? Ma scherziamo? Eh, eh, noi siamo, come si dice, gli umili servitori di chi in questo momento ci sta osservando. Ed allora, eccolo qui, anzi, lo facciamo rivedere subito. Ecco, interrompiamo questa nostra così, eh, scaletta che riguardava un po' la presentazione di quello che abbiamo fatto vedere in apertura di trasmissione, Eccolo, eccolo, eccolo. Fallo vedere subito. Non vorrei che l'amico. Si vede bene? Lo vorrei mettere un po' meglio in visione. Gentile amico, lei ne ha potuto godere dell'immagine comunque attraverso anche il nostro sito. Noi lo ripresentiamo ora live, visto che ne ha fatto richiesta. Un 44 mm, una bella cassa importante per un polso importante. Per un gentile signore sicuramente importante nel suo carattere e nel suo Se modo di. Un attimo solo a far vedere il fondello perché le informazioni sì. le conosce, le, le ha già. Allora, un attimo solo, lo devo, datemi. Eccoci qua, ci siamo. Ecco, guarda che cos'è. Nostro amico, Gregorio. Ok, perfetto. Allora, eh, ringraziamo l'amico Gregorio, eh, sì. chiamata dalla città stupenda che è La Spezia. Oh! E conferma l'Ublo in ah, missione. Molto bene. Ringraziamo l'amico Gregorio. Grazie. Grazie a lei, Gregorio. L'orologio lo metto qua, poi direttore lo puoi prendere così preparati già tutto. Grazie, Gregorio. Complimenti a lei. Idee chiare. Sì, sì, Gregorio già aveva, aveva già visto sì, l'orologio ne... sul sito, sì, sì, eh, sì, sì, sì. ha preferito no. ora vederlo di, dal vivo perché sì. voleva vedere meglio il fondello anche se è un orologio che conosceva già sì. e con il prezzo a cui lo, però, vi... Gregorio, lo proponiamo. Però l'amico Gregorio, gli faccio i complimenti, volta complimenti volta ti... ovviamente ha preso un grande orologio, ci mancherebbe altro però ha le idee chiare il nostro amico perché ha visto, lo ha voluto vedere un attimo al volo, così live in diretta lo ha confermato sì, aveva Quindi, manifestato la volontà uh, all'acquisto, però certo, ha voluto prima certo, vedere certo. un qualche Complimenti piccolo A dettaglio. lui, ma grazie, questo Gregorio. grazie. Ma questo vale ovviamente per ciascuno di noi, per ciascuno di voi. Le idee chiare su tutto il resto si trovano sempre. Poi le soluzioni. La cosa importante è sapere che tragitto si vuole percorrere, dove si vuole arrivare. Perché se non sappiamo dove vogliamo arrivare. Come faremo a trovare la strada giusta? E, e lì diventa complicato. Se invece io so che il mio orologio è il Tagoyer e desidero averlo al mio polso, la strada giusta per indossarlo, amico caro, la troviamo. La trovi? Certamente sì. Non la troverai oggi, la troverai domani, la troverai nel mondo, ma la trovi. Alla fine questo orologio. Dico Tagoyer perché lo stavo presentando poc'anzi. Diventerà il tuo orologio, lo metterai al polso. Va bene, eh, il Frank Mueller ne abbiamo già parlato, quindi devo andare oltre. Mi dilungo, mi dilungo e eh, chiedo scusa. Amici a casa, voi continuate con le vostre richieste perché in questo modo abbiamo modo anche di eh, certamente di rendere più vivace la trasmissione. A proposito di vivace, eh, io qui non voglio farmi prendere dalla... Da, dalla passione però ci credo però guardate qua sono proprio sereno 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 e sento di consigliarlo davvero con tutto il cuore questo orologio e questo ORIS Pro Kermit è, è, è una favola è caso di dirlo, è una favola orologio che nasce con la collaborazione con la Disney è una favola per forza e altrimenti non lo faceva la Disney lo faceva la NASA come l'Omega, lo, lo Speedmaster no? Ma guardate quanto è bella questa, questa combinazione, no? Quadrante green, verde, colorazione molto particolare, richiamo ovviamente la rana, quindi non poteva che essere green, mentre il black croco di, di Frank Mueller è il coccodrillo nero, qui abbiamo la rana verde, <ride> ci sta, ci sta, guardate, è un orologio sfizioso, ma ha delle caratteristiche importanti, Il abbiamo detto è un all titanium, mettetelo al polso mettetelo al polso perché purtroppo la televisione non riesce a trasferire la tridimensionalità questo non è ancora possibile non riesce a trasferire il peso non riesce a trasferire un odore un profumo ma io spero di poter trasferire questo senso di qualità che questo orologio ha Oris Pro Kermit guardate è, è, è bellissimo e sfizioso Bellissimo, esfizioso e particolare. La cifra 3.300 euro. 3.300 euro. No, 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 vi prego, non dite, non dite che costa troppo, vi prego, no, non mi dite questo. Allora, Filippo, l'amico ben... Carlo è in trepida attesa perché... Che non indovina perché? Perché? Mi so. ha detto, mi fa vedere qualche Rolex. Ah, oh, i Rolex. Eh, sì. detto, ma non ne avete più di Rolex. Non è... ne abbiamo... È... Come detto, no, non è... ne avete più di Rolex, vi fa vedere Amico qualcosa? Carlo, qui potrebbero prenderla come un'offesa, eh? io per carità. Oh, sono... è un burlone. L'amico ah, Carlo sì. Scherzava. Non seguiva la nostra rubrica da un po' di giorni. Sì. E... Vorrebbe vedere qualche novità. Eh, allora, ehm, facciamo così: in in carrellata solo Gianni su questi. Nel frattempo, evito anche le presentazioni perché devo dare precedenza alle richieste e allora sì vi facciamo rivedere Omega, lo Speedmaster, Moonwatch eccolo qua poi abbiamo avuto questo Pepsi da Urlo guardate io non vi dico nemmeno i, il, i prezzi li facciamo solo vedere in rapida carrellata poi abbiamo fatto vedere i Tudor il, il 58 poi il Black Bay e poi ancora il 1926 eccoli questi sono stati i protagonisti di questa prima parte di trasmissione Ora datemi solo due minuti, anzi un minuto, cercherò di essere rapido, eh, per preparare un set adeguato alla richiesta dell'amico Carlo. Parleremo del mondo Rolex, eh, datemi solo qualche secondo. Sì, resta pure sui Tudor. Ovviamente, eh, come ha fatto il nostro amico Carlo, anche voi, cari amici a casa, se volete rivedere qualche orologio che ho presentato o se volete, se volete eh, che vi presenti qualche referenza che invece... Sino ad ora non ho avuto ancora modo di mostrare, utilizzate il nostro centralino, il nostro Emanuele è a vostra disposizione. Così come, grazie, così come eh, ho parlato anche di Lorenz, non ve li faccio rivedere per motivi di tempo, ma i Lorenz ci sono ancora, la coppia di Lorenz, abbiamo presentato questa magnifica offerta a 500 euro, due Lorenz doppia iniezione, mamma mia cosa sono, non so se abbiamo una memoria Gianni per poterli non ce l'abbiamo, fa niente sì, io sto intanto preparando qua la situazione Rolex vi chiedo scusa dicevo, dicevo, dicevo i, Rolex, i due Lorenz a doppia iniezione 500 euro, mamma mia la coppia! Ne abbiamo, grazie a voi, assegnati diversi. Ce ne sono ancora. 080 69 77 150. Pensate già ai regali di Natale. Questo è il consiglio che vi do. Sì, 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 sì. sì. 22 settembre, è un attimo. Natale, è un attimo, ci mette ad arrivare. Eh, il tempo, tempus fugit. Eh. Corre, 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 sì, corre, sì. Sì, allora Gianni, non so, dimmi intanto se, se sono messi bene. Ah, ecco i Lorenz, intanto il nostro Gianni ce li sta, sono andati via. Eh... Sì, sì, recuperiamo ora i Lorenz, li facciamo vedere solo un attimo velocemente perché ne ho parlato, quindi 500 euro la coppia, 300 euro invece. Eh, se ne prendete uno solo, Lorenz la manifattura italiana 1930, dal 1934, la manifattura italiana. Intanto stiamo vedendo questo GVC, questo... eccoli, li rivediamo al volo un attimo, un secondo solo, eh. così potete capire meglio di quello che vi sto narrando. Abbiamo la doppia iniezione col verde e il cinturino verde e nero e poi ne abbiamo l'altro invece cinturino nero azzurro nero-azzurro ho detto non so a voi se interessa ma a me sì io confermerei tutta la vita a quello nero-azzurro in particolare ma, ma questa è un'altra un storia, mi sono fatto qualche nemico mi sa, torniamo, torniamo a noi, dai Emanuele eh, 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 non, dire. No, non dire così, ti prego torniamo ci siamo? Vai, vai, vai. andiamo sì, partiamo dal brilli partiamo dal brilli L'amico Carlo diceva, ma Rolex non li presentate? No, ma io ho i Rolex. Allora, in... Grazie. Caro amico Carlo, i Rolex li presentiamo? Certo che sì. Certo che sì. Eh, però, eh, ora dico una cosa che mi diverto, cioè quando presenti Rolex, no? è come se io dovessi vendere la Gioconda. Faccio, lo dico per assurdo. Allora, tu quando arrivi eh, in, in trasmissione eh, e pre devi presentare la gioconda, lo dico, ripeto, per assurdo, cosa vuoi aggiungere? Cioè, la conoscono tutti, sanno che il quadro è per eccellenza, c'è una, una cifra ipotetica, punto. Quando parli di Rolex, insomma, voglio dire la stessa cosa, cosa vuoi aggiungere? Rolex è eh, Rolex. Cioè, la mia funzione, quando dobbiamo parlare di Rolex, diventa non minima, ancor meno, perché qui... Ba... C'era una volta una vecchia pubblicità che diceva: basta la parola. Basta la... Cioè, quando tu dici Rolex, già, hai già detto tutto. Stai aprendo un mondo in cui tanti amici sono già entrati, tanti amici entrano giorno per giorno, tanti amici, tante amiche vorrebbero entrare e grazie a noi possono farlo senza pensieri, possono farlo con una leggerezza di mente. Volete Rolex? Ce l'abbiamo. Eccolo, questo è il primo. Ecco, abbiamo detto delle gentili amiche. Questo è un brilli, guardate un po' quanto è carino e sfizioso. Ovviamente stiamo parlando di un day just, la referenza Rolex più venduta in assoluto. Un day, come, mi verrebbe da dire un day just, non si nega a nessuno. Davvero, davvero è la referenza Rolex che, che nel mondo trovate, trovate un po' dappertutto al polso di tanti, di tanti estimatori e appassionati di alta orologeria. la referenza più venduta del mondo Rolex e quindi partiamo di qua questo brilli, questo brilli un 36 mm quindi adeguato, perfetto per un polso femminile eh, lo vedo già al polso di una gentile signora, signorina con il gusto del bello, della raffinatezza, dell'eleganza l'orgoglio di indossare questo Rolex e la vero, ve lo auguro, ve lo consiglio con tutto il cuore. Questo brilli, amiche care, perché devo ovviamente. però posso rivolgermi anche ai gentili signori che possono fare un, un bel regalo, eh? Eh, certo che sì. DeJust 36 mm, brilli, scatola e garanzia. Amici cari, la proposta è di 9.795 euro. Il brilli, ovviamente, è chiaro perché gli index interni in, questa, eh, in questo quadrante argente gli index sono tutti brillantinati, come vedete. Questa ghiera zigrinata oro bianco, bracciatura jubilet come è giusto che sia nel caso dei day just, sapete che il day just monta sempre la eh, quasi sempre, la bracciatura Jubilee, invece quando andiamo su altre tipologie soprattutto sui professionali che hanno casse più importanti più pesanti, lì abbiamo la bracciatura Oyster invece quindi dicevo, il Brilli dei Just Brilli, la cifra da confermare, 9.795 euro ed è il primo andiamo oltre, andiamo, e ancora, ancora un 36 mm che favola, che favola, io lo vedo, lo vedo un po' con il riflesso, è un quadrante azzurro, quadrante blu cobalto, come volete chiamarlo, insomma ci mettiamo ci il nome del, del colore e poi magari c'è. no ma di secondo me è un quadrante blu". va mettiamola così e non sbagliamo, è il top del top secondo me perché è proprio il super classico dove lo indossi sempre e non sbagli mai, Ovviamente la, la ghiera in oro bianco, quadrante blu, index, index geometrici, la corona Rolex a ore 12, la date ore 3 con il lentino di ingrandimento Rolex, corona ore 3 ovviamente ben avvitata, che altro aggiungere? È davvero favoloso. Bracciatura oyster come nel caso dicevo dei de just la cifra da confermare è di 6.995 euro amici cari amiche care oggi un, un day just di questo livello a 6.995 euro è introvabile è introvabile approfittate oggi approfittate ora perché il momento giusto per acquistarlo era ieri è andata bene ieri perché è ancora disponibile, non fatelo sfuggire oggi. 6995 euro ovviamente, ma questo è scontato ed è chiaro, ovviamente anche in questo caso è possibile acquistarlo facendo anche il pagamento rateale con un piccolo acconto. Che vuoi che sia? Ora il nostro Emanuele è impegnato, magari non può darmi conferme microfoniche, ma sicuramente andremo su delle rate molto molto piccole che dimenticherete nel tempo i soldi spesi li dimenticherete l'orologio resterà vostro e eh certo l'orologio resterà al vostro polso le rate invece le dimenticherete ben presto che favola che dei già 36 mm scatole garanzia 6 e e poi ancora il nostro amico carlo che ne ha fatto richiesta intanto spero eh, sia rimasto in visione così potrà potrà apprezzarli e poi ancora un altro 36 mm sempre con scatole garanzia in questo caso abbiamo un quadrante bianco con gli index romani sovrapposti tutto oro bianco, oro bianco nella ghiera oro bianco negli index sovrapposti index romani elegantissimi che belli che sono lentino ore 3, date ore 3 corona a vite la cifra anche in questo caso è di 6.995 euro Credetemi, non c'è nulla da aggiungere qui. Qui non c'è nulla da aggiungere, perché raccontare la storia di Rolex, raccontare la storia del day just, raccontare quello che è successo nel mondo, beh, penso ormai sia un po' davvero noto a voi tutti. Qui c'è davvero la... Manca, serve solo la volontà, la volontà di averlo al polso, poi il resto conta davvero nulla. Ancora completiamo con il day just, abbiamo ancora un altro 36 mm. Eccolo con una cassa eh, sempre tutto acciaio, in questo caso abbiamo, abbiamo invece questa ghiera completamente liscia, non a caso è stata abbinata una braccialatura non jubilee, ma abbiamo una braccialatura oyster che sicuramente rende meglio nell'abbinamento con la ghiera che è completamente liscia. Guardate un po' questo quadrante madre per lato, index sovrapposti elegantissimi. Deitore 3, come sempre, con lentino di ingrandimento Rolex, Corona Vite spettacolare, la cifra da confermare, è di 6.680 euro. Allora, 6.680 euro e metti al polso domani questo orologio. Metti al polso un sogno, il tuo Rolex, il tuo Rolex. Perché poi questi orologi secondo me sono nati per, per andare già su, su, su alcuni polsi. Hanno già il loro proprietario nell'etere, devono solo incontrarsi. Poi magari è come quando incontri la donna giusta, l'uomo giusto nella tua vita. Il colpo di fulmine è quello che, che deve scoccare. Il colpo di fulmine lo guardi e dici è l'orologio mio. È ne, cioè, è lo... <ride> Nel senso che è l'orologio giusto per il mio polso, è l'orologio giusto per il mio polso. Si metti un attimo a decidere, 080 69 77 150. Questo è il numero magico. Basta formularlo. Il nostro Emanuele vi darà tutte le indicazioni, tutte le informazioni che riterrete necessarie e vedrete, vedrete come sarà semplice, come sarà facile indossare questi orologi. Ovviamente, vengono spediti a casa vostra, ben impacchettati. Ben protetti, arriveranno, potrete indossarli. Ricordo che c'è sempre come è previsto dalla legge il diritto di recesso. Quindi avrete, credo, 15 giorni, giusto, Emanuele? Eh? 15, esatto. 15 giorni di tempo anche per ripensarci. Anche se quando metti questo orologio al polso, ripensarci poi diventa un problema. Eh? Comunque avete 15 giorni di tempo per ripensarci, per restituire l'orologio e, ovviamente, la chiusura luxury Watches andrà a restituirvi i denari, ci mancherebbe altro, quindi tutto tutto come previsto, come è giusto che sia. Quindi siete super tutelati in ogni modo. L'orologio lo vedete in tv, lo confermate, vi arriva a casa, lo vedete a casa, fatelo vedere ad un maestro orologiaio, fatelo vedere a chi li tenete esperto di alta orologeria e non potrete che comprovare la bontà di quanto avere, avrete visto e sentito qui in trasmissione. Li rivediamo ancora? Certo che sì, certo che sì. Ripartiamo dal Brilli. Ma non c'è un'amica, un'amica in questo momento in visione che ha voglia di sentirsi esclusiva con questo orologio al polso? Eh dai, certo che diventi esclusiva davvero. Eh ma è talmente raffinato, eh guarda che cos'è. Bello, bello, bello ghiera zigrinata oro bianco, index con brillantinati, braccialatura Jubilee è favoloso. Cifra da confermare in questo caso, chiedo scusa per il riflesso, è di 9.795 euro. Quelle che vedete, perché io poi le noto, quelle che vedete non sono raschi sul, sul vetro zaffero del giusti, no, assolutamente. Quelle sono le pieghe delle plastiche che noi poniamo per evitare proprio raschi, quindi quelle, quei segni che voi notate, ripeto, non sono assolutamente difetti della, del vetro di protezione, ma, della, della, eh, ma sono invece le pieghe delle, delle plastiche che noi applichiamo. Lo ribadiamo sempre. Abbiamo fatto vedere il Brilli, la nostra gentile amica che in questo momento ci sta pensando. Avrà modo di farlo ancora per un po', ma non all'infinito, perché poi sicuramente l'orologio andrà via. E l'altro, dei Jazz 36 mm, questo ho detto è il super classico. Più bello di questo, non ce n'è? Eh sì, perché su questo non sbagli mai. È, 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 ble, ble, il, il quadrante è E poi è ghiera oro bianco, braccialatura Jubilee. Corona anche, oro bianco, dei Tore 3, le lancette fluorescenti, fluorescenza Rolex chiaramente. Ma dai, ma dai, su, eh, certo. e eh, lo so che è il tuo orologio preferito. <ride> cioè, sì, e quel, quell'attimo proprio, sai, Gianni, quando ti devi alzare dal divano per andare a, a prendere un bicchiere d'acqua dal frigo, che quasi ti, hai bisogno della spinta perché stai guardando. e... Devi, devi trovare solamente lo spunto per alzarti dal divano, prendere il telefono e fare il numeretto magico. Io dico perché davvero oggi portare in casa questi orologi è per noi un grande orgoglio. A queste cifre, ma a queste cifre, dai, sì, eh sì, certo, 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 lo so, lo so, lo so. Com'è facile oggi? Com'è facile? Com'era difficile? Prima, io avevo un amico che, mi dai un attimo la camera, era appassionato di alta orologeria però non aveva mezzi economici illimitati, questo accadeva tanti anni fa, questo amico tra l'altro ora non c'è più, però lo ricordo con affetto. Bene, lui era tanto appassionato di questi orologi e quando entrava in queste boutique eh, dedicate all'alta orologeria, allora lui sceglieva l'orologio, dopodiché chiedeva al commesso di tenerlo da parte e lui andava mensilmente lì e lasciava la, la, la quota che aveva disponibile. Quando finiva di pagarlo il commesso glielo consegnava. Questo era il mondo dell'alta orologeria, come si acquistava alta orologeria decenni fa. Invece oggi, oggi cari amici e cari amiche, è tutto più semplice, è tutto più facile. Perché? Perché oggi l'orologio lo vedete, se vi piace lo confermate, la nostra, i nostri eh, amministrativi poi procedono alla spedizione. Vi arriva a casa, intanto piccolo acconto, avete versato un piccolo acconto, fate la rata, l'orologio dopo domani lo mettete al polso ed è vostro, le rate le pagate fino a 60 mesi con comodità, senza pensieri, senza farvi tanti problemi, insomma, l'orologio lo mettete al polso da dopo domani però. È un bel vantaggio, indubbiamente è un bel vantaggio. Quindi saprete bene come sfruttarlo. Il Brilli l'abbiamo fatto vedere, il Day Just con il quadrante Bea l'abbiamo fatto vedere, mostriamo ancora gli ultimi due e poi andiamo oltre, parliamo dell'altro Day Just sempre 36 mm, quadrante bianco invece con gli index romani, oro bianco, oro bianco nella ghiera, oro bianco negli index romani sovrapposti, oro bianco nella corona, braccialatura, jubilé, la cifra è di 6.995 euro. E Completiamo. Complimenti dalla signora Margherita per i dei presentati. Grazie Margherita. Quale ha confermato? La signora li ha voluti vedere <ride> così come l'amico e l'amico Carlo e l'amico so, salvatore. Lo so, lo so. Scherzo, e eh. dobbiamo vedere, um, il sì. sub nodata. Ci arriviamo subito. Ci arriviamo subito. Che è noi... disponibile. Sì, sì. Grazie, sì. grazie Filippo. Grazie a voi per le richieste, ci mancherebbe. Um... Dicevo, 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 completiamo completiamo allora con il Day Just. Intanto, nel frattempo, ci prepariamo già per la richiesta. Completiamo con l'ultimo Day Just in presentazione, 36 mm. In questo caso, abbiamo una ghiera completamente liscia, come vedete, e poi abbinata ad una braccialatura Oyster, che devo dire si abbina splendidamente a questa tipologia. Eh. La, eh, la proposta è anche quella, diciamo così, ancora più interessante perché 6680 euro. Questa è la richiesta. Li lascio 135 euro al mese. 135 euro al mese, questo verrebbe a, a costare. Bene, li lascio l'attenzione del centralino 080 69 150. Nel frattempo mi date una mano nel preparare per quello che accadrà tra poco. Eh, a voi, a voi, sì, Emanuele, fai pure tu. E ci siamo, ci siamo, certo, ci siamo, abbiamo avuto le richieste, allora dovevamo un po' attrezzare il nostro la nostra vetrina virtuale qui in TV. Intanto, buonasera per chi si è sintonizzato solo ora, per chi ci sta osservando ora. Io eh, sono in watch si inonda tutti i giorni, lo ricordo, dalle 17 alle 20, eh, su questo canale 137, ma anche sui nostri canali social, su YouTube, su Facebook, quindi avrete modo, eh, avete modo di poterci seguire un po' in, diversi, in diverse maniere. Intanto, grazie a tutti voi per l'attenzione che ci avete... Riservato in queste prime ore della nostra trasmissione, siamo in diretta dalle 17 anche oggi. Lo saremo ancora per 60 minuti, credo sì, perché la trasmissione termina alle 20. Quindi abbiamo ancora un'oretta di tempo. E, e per chi si fosse sintonizzato, solo ora voglio dire che siete capitati <ride> in quello che è il momento Rolex. Abbiamo fatto vedere poc'anzi dei. Just ora, rullo di tamburi, Emanuele. Lei al tamburo lì, Gianni al tamburo no. Vabbè, allora, rullo di tamburi perché ora iniziamo a parlare, anzi ve li mostro, ho detto poc'anzi, quando, quando devi vendere le Ferrari, allora tu entri nel, prima ho fatto l'esempio astronomico della Gioconda, andiamo su qualcosa di concreto, se tu entri nella concessionaria Ferrari e, e inizi a guardare le auto già sai di cosa stiamo parlando, quindi non è che ti meravigli poi quando, quando ascolti anche la richiesta economica ora abbiamo presentato dei just e ci sono delle, delle proposte che io vi consiglio di, di non sottovalutare assolutamente e parliamo ora invece dei professionali Rolex intanto mi era sfuggito questo e, e, vi chiedo scusa sì, poi lo faccio vedere anche parliamo dei professionali Rolex perché anche in questo caso ci sono delle robe eh, amici cari da mettersi le mani nei capelli per chi ce le ha io diciamo il monumento è caduto in testa invece quindi mani nei capelli non ne metto dicevo eh, c'è da mettersi le mani nei capelli perché ecco vi dico solo partiamo da questa partiamo di qua e non ci sbagliamo allora momento dedicato ai professionali Rolex partiamo da questo Explorer 39 mm attenzione att si, si sente bene l'audio? attenzione eh lo so che no no <ride> lo so che è perfetto Attenzione perché qui davvero qualcuno ha un coccolone. Ora, Rolex Explorer 39 mm, stiamo parlando di questo, in tutta la sua bellezza. L'orologio dell'Esploratore, il Rolex dell'Esploratore con questi numeri arabi 369 belli evidenti. Gli altri index geometrici misti, grande fluorescenza, Rolex, Rolex eh, Corona vite. Bracciolatura Oyster Explorer, amici, oggi 22 settembre 2023, la cifra da confermare è di soli 8.330 euro. Qualcuno, qualcuno ha detto, questo dice Soli, questo signore sta dicendo Soli a 800, 8.330 euro, ma forse non si rende conto che è una cifra importante. No, gentile amico, lei ha ragione, sì, io forse non sarò del tutto normale, però in questo caso invece ribadisco, anzi sottolineo il Soli, perché è troppo importante che giunga a voi la bontà dell'offerta. Amici cari, oggi un professionale Rolex a questa cifra non lo si trova e quando si trova va a ruba io mi meraviglio che sia ancora qui per fortuna mia e vostra ma 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 ribadisco occhio alla penna si diceva una volta <ride> occhio alla penna occhio all'orologio perché qui davvero bisogna solo essere rapidi 8.330 euro è una cifra non giusta è una cifra inadeguata per l'importanza di questo explorer. È una cifra che va confermata, che andrebbe confermata, per carità, eh? che andrebbe confermata, ma senza pensarci un attimo. Perché non lo trovi più? Perché quando va via non lo troverete più a queste cifre. E allora vi morderete le manine? Eh mannaggia, avete... quante volte è successo? Eh, quante volte? Eh... Avessi confermato quel submariner tre anni fa, l'avrei pagato eh, oggi invece. Avessi, eh, que, se, se, se invece avessi confermato quel Daytona cinque anni fa, eh, oggi eh, lo so, e eh, lo sappiamo bene perché accade tutti i giorni che giungano telefonate di questo tipo. Ecco che perché vi sto dicendo e mi permetto, mi scuso se lo faccio, ma mi permetto di insistere. Questo, questo Explorer andrebbe andrebbe confermato al volo 8330 euro 39 mm ovviamente con garanzia da portare via da mettere domani al polso ma non finisce qui restiamo nel mondo dei dei professionali hola, hola. guardate un po e ci siamo Abbiamo ancora GMT Master in anche con queste finiture oro 40 mm, orologio nuovo con scatola e garanzia. Se c'è interesse, ovviamente voi mi fate sapere e anche al centralino potranno darvi tutte le ulteriori informazioni. Strepitoso anche questo, andiamo oltre, andiamo oltre Submariner Il famoso, un attimo solo perché lo vedo male, vi, do, vi chiedo scusa. Eccolo qua. Ah, il no date che aveva chiesto poc'anzi il nostro amico, sì. Sì, sì, scusate, ma io ho il riflesso della luce nel. quindi oh, faccio un po'. mi devo un attimo eh, riambientare alla situazione, quindi con qualche riflesso vedo poco anche magari nello schermo, ma è colpa mia, è colpa mia, quindi si tratta solo di riadattarsi alle luci de, dello studio, tutto qui. Quindi diceva il no date che chiedeva il nostro amico eh, Pocanzi al centralino 41 mm full set amici 11.995 euro per l'amico che ne ha fatto richiesta disponibile ancora così come e qua davvero magari mi piacerebbe anche soffermarmi un po' di più però il tempo è quello che è questo Starbucks questo ghiera verde che mi fa impazzire mi fa impazzire, 41 mm, full set, Starbucks, la ghiera verde. Ma, ma che, che, che aggiungere? Che è l'orologio più, più cercato, più, più apprezzato, più indossato. Quanto è bello, eh, tanto, tanto, tanto. Davvero una generazione nuova. Questo, questo lunetta verde strepitoso, bracciatura Oyster, index, pallettoni. Index geometrici, lancetta delle ore, Mercedes, coronavite con le ansie di protezione, submariner, Rolex, la storia del primo orologio submariner, no? Perché Rolex nasce col submariner, non nasce col Day Just, nasce con il Submariner. Perché se andiamo a ritroso nella storia, il primo esperimento venne fatto proprio così per creare un orologio adatto che avesse un'acquaticità, quatici, una particolare, ecco il Submariner questo Starbucks è da favola, è da urlo e anche la proposta, consentitemi, è molto particolare, è da urlo. 15.995 euro per voi, per voi, per voi. Chiudiamo questa carrellata con il, con il Re dei Re. <ride> Guarda che Roma, parliamo di Daytona, quindi top of the top. 40 mm, full set, anche in questo caso vi dico, amici cari, se volete, se volete poi al centralino potete tranquillamente avere tutte le ulteriori informazioni. E mi rendo conto che, per il suo valore, per il suo pregio, per il suo costo, resta una referenza molto particolare. Mi, mi rendo conto che si rivolge ad un pubblico anche molto, molto. Eh, particolare, quindi lo lascio l'attenzione del centralino, è qui è presente, ce l'abbiamo se c'è interesse non ci sono problemi, 080 6977 150 da quanto tempo stiamo parlando di Rolex? Ce n'è eh perché il nostro amico prima ha chiamato e ha detto, ma i Rolex non li fate vedere li abbiamo fatti vedere, e come se li abbiamo fatti vedere non ho, non ho mostrato il Pepsi possibile? Eh no, lo faccio vedere c'è anche lui, eh? Posso? C'è anche il Pepsi, c'è anche il Pepsi. E eh, che è Pepsi? Disse bene il nostro, il nostro Gianni. Guardate io vorrei fare così. Vorrei fare così. Vi metto in primo piano lo Starbucks e il Pepsi. Qui io taccio, perché davvero le mie parole diventano quasi fastidiose di fronte a tanta bellezza e a tanto pregio e valore. Ma è in, inutile, ma che cosa? Ma dai su, ma dai. Ci sono, sono disponibili, sono qua. 080 6977 150 il Pepsi il Pepsi certo e lo presentiamo Eccolo sì, lo presentiamo a una cifra interessantissima 15.900 euro GMT Pepsi è lo Starbucks è lo Starbucks mm, ci sto pensando anch'io sai e ci sto Aspetta a fare la bolla, diamo la precedenza. Sì, sì, precedenza ai nostri telespettatori. Però magari eh, arriverà il momento. Eh, come ho detto prima, bisogna volerle le cose. Quindi, poi, poi, amici cari, poi il modo lo trovate. Sì, poi a centralino il nostro Emanuele potrà darvi tutte le informazioni. Lo Starbucks, la referenza 126610 LV, LV che sta per lunetta verde, chiaramente 41 mm full set. 159,95 la richiesta per lo Starbucks. Questo ghiera verde che mi fa impazzire! Ghiera in Xeracron, quindi in ceramica, Rolex unidirezionale verde, ovviamente, altrimenti non ci sarebbe senso. Quadrante nero con gli index pallettoni. Grande fluorescenza! Grande bellezza, grande bellezza, come quel film famoso che ha vinto anche gli Oscar. La grande bellezza, la grande bellezza la possiamo riassumere anche in queste inquadrature, secondo me, con uno Starbucks e un Pepsi uno a fianco all'altro. Amici cari, la bellezza di questo lavoro sta anche nel potervi presentare, perché non è facile poter fare una trasmissione con tutti questi orologi così belli, raffinati ed eleganti. Per me è un orgoglio poterlo fare, è una gioia poterlo fare, è una soddisfazione. Poterlo fare e, e, ho, e devo ringraziare l'azienda che mi dà questa possibilità. E poi sono felice di poter mettere la vostra attenzione. Evidentemente poi tu, siete voi che dovete fare tutte le valutazioni del caso, decidere, non decidere. Eh, anche se il mio consiglio è sempre lo stesso: l'orologio bloccatelo perché bloccarlo ora non significa acquistarlo. Se in questo momento c'è il signor Giovanni, fa, dico nome di fantasia, eh che ci sta osservando e che sta facendo, come si dice dalle nostre parti, il pari e il dispari. Chiamo o non chiamo, chiamo o non chiamo. Amico mio caro, ecco l'orologio se li chiama non è che un minuto dopo le veniamo a chiedere i denari, ci deve fare subito il bonifico, eccetera, eccetera, oppure dobbiamo decidere il pagamento rateale, non c'è tempo. Intanto l'orologio lo mettiamo da parte, quindi non è più nella disponibilità di eventuali altri clienti, resta bloccato per lei, almeno fino a domani. Nel frattempo, lei questa sera ci pensa, ne parla con le persone alle care, ne parla con chi è esperto anche di alta orologeria. Domani mattina, se ci ha ripensato, ci richiama e ci dice: L'orologio, ecco, questa è l'unica cortesia che chiediamo, è libero perché. Perché in questo momento ci ho ripensato, bello, benissimo, ma ritengo di dover fare altro. Ma, gentile amico, noi, noi saremo amici più di prima, mi consenta. Perché intanto eh, la cosa importante sarà aver catturato la sua attenzione, poi, poi arriverà anche il momento dell'acquisto: non sarà oggi, sarà domani, ma arriverà. Di questo noi siamo certi. Se invece poi le decidi di acquistare subito, allora siamo ancora più felici. È certo che sì, ci mancherebbe. Quindi. Intanto il mio, il mio consiglio è bloccate la referenza che vi piace, noi la mettiamo da parte, ci pensate e poi domani si completa l'operazione. Eventualmente in un senso o nell'altro, Starbucks, Pepsi, Daytona, eh, l'Explorer, l'Explorer 8330. Eh, scusami, Gianni, lo possiamo far vedere ancora un attimo? Va bene così? Ma, eh, ditemi voi, ora qui non ci vuole lo scienziato della Rolex. Per spiegare questa situazione. Ma Emanuele aiutami tu che sei in questo campo anche da tanto tempo. Ma un explorer così a 8330, ora siamo tra persone serie, perché voi siete tutte persone serissime e anche io mi pregio di esserlo. Ma secondo te lo, lo troveremo nuovamente quando questo sarà andato via? Cioè stiamo parlando di un'occasione seria. Assolutamente no, orologio imperdibile per la sua bellezza innanzitutto, ma soprattutto per il prezzo? 8,330, che poi alla fine dai un piccolo conto e diventa tuo con, con una cifra... 155 euro. Con 155 euro al mese. Guarda che cos'è. Anche in questo caso mi piace evidenziare questa, questa ghiera bella, pulita, che fa pandan splendida con una bracciatura oyster satinata, bella, elegante. Mettilo al polso perché poi l'orologio quando lo mette al polso vive, prende una vivacità anche diversa, proprio acquisisce, acquisisce delle caratteristiche che magari viste così non, non vengono fuori, ma messo al polso eh, cambia, cambia sì. 8,330, ma io non devo stare qui a come dire, ad insistere più di tanto perché, perché qua non c'è da insistere, eh, bisogna evidentemente solo, solo avere la convinzione di poter concludere un'ottima un operazione perché di questo stiamo parlando un'ottima operazione io non l'ho fatto vedere poc'anzi vi chiedo scusa intanto eh, scusami Gianni mi faccio un po' spazio ok sì intanto lascio qui i professionali li tengo ancora a cornice se qualche amico nel frattempo vuole può, può farci sapere perché non vi ho mostrato poc'anzi quando ero con i Day Just eh, ho tralasciato questo splendido Oyster Perpetual Ovetto 36 mm con una cassa oro. Mamma mia, toglie il respiro, eh! Qui davvero bisogna osservarlo in silenzio perché è di un'eleganza stratosferica! È un'eleganza stratosferica, cassa oro, corona oro, index in oro, cinturino pelle. Ma quanto è bello! Un 36 mm da favola, 36 mm da favola. Eh, la cifra da confermare è 15.590 euro. Un capolavoro perfetto in tutto, eh? Ve lo mostro. Guardate, guardate che cos'è questa chiusura, guardate un po', con eh, la corona Rolex sulla fibbia, ma guardate anche il fondello. Amici parliamo di una cassa tutta oro, eh? corona in oro, io per l'amico più raffinato, più prezioso che abbiamo in questo momento in in... In visione, beh, non posso che consigliarlo, è strepitoso. 15.590 euro. Guardate anche le lancette, ovviamente. Anche le lancette, come vedete, sono in oro. È splendido. e non qua. Non, non, non voglio lesinare sugli aggettivi perché non bastano. È splendido. Rolex Oyster Perpetua Lovetto 36 mm. Una favola. Day Tore 3, come vedete. Nel perpetual qui non abbiamo il lentino di ingrandimento, ma abbiamo la casellina dove viene fuori l'indicazione del giorno del mese, leggibilissima comunque. Eh. C'è da dire bello come il sole, ma davvero, eh. perché <ride> è un sole davvero questo. È bello poterlo mostrare, è bello poterlo presentare e poi tutto il resto verrà da sé. Non ci sono problemi, non ci sono problemi. Ok, siamo, siamo Filippo, abbiamo una sì. richiesta: dobbiamo rivedere il Moonwatch per l'amico Alfredo. Alfredo, mi fai felice. Lo prendo subito. Intanto eh, metto posto Gianni, sposto un attimo qui. L'ovetto. Torniamo sul Moonwatch. La storia, la storia, la storia. Omega, Moonwatch, ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo. L'amico, mi ricordo il nome? Eh? Se, se ce l'hai? Va bene, per l'amico che ne ha fatto richiesta. Allora, attenzione: intanto dico subito una cosa. Um, amico mio, eh, apprezzo la sua richiesta. Anche perché mi dà la possibilità di tornare su un argomento sensibile e importante: i listini Omega sono al rialzo in questo periodo. Ultimamente credo ci sia stato un rialzo forse del 5%. Eh, L'orologio in visione attualmente credo risulti nei listini Omega alla cifra di 8.900 euro. Emanuele, è giusto? È giusto, no, perché non vorrei confondere eh, poi le, le mie informazioni nella mente, non vorrei far confusione. Quindi attualmente eh, viene presentato 8.900 euro, credo che sino a qualche settimana fa fosse invece a 8.06 se, se le mie informazioni sono corrette. Siamo a 8.900 euro, noi, ecco partiamo dalla cifra, lo presentiamo a 7.000, ah, avete sentito sì, sì, sì. 7.310 euro. Già questo, già questo, come dire, è un punto di partenza che credo sia anche un punto di non ritorno, perché qui davvero non puoi, eh, no, no, quando, quando si è a questo punto tornare diventa difficile poi ritornare sui propri passi. Quindi, 7310 euro. Omega Speedmaster Moonwatch, l'orologio che è arrivato sulla Luna con i nostri. Astronauti nel 1968, evidentemente parliamo della versione ultima, doppio vetro zaffiro, vetro zaffiro evidentemente nella parte anteriore, quindi come vedete, ma vetro zaffiro anche nella zona del fondello che permette di apprezzare quello che è il calibro e tutta la manifattura meccanica di questo splendido esemplare, di questo Moonwatch che in questo momento possiamo presentare. E allora amici cari, che altro aggiungere? Che altro aggiungere? Lo Speedmaster 42 mm, un orologio, un orologio che rappresenta davvero una pagina di storia del mondo dell'orologeria, 7.310 euro, da non perdere, come dicevo poc'anzi, il primo orologio di una collezione dovrebbe essere sempre lo Speedmaster, perché davvero rappresenta... Rappresenta tanto, rappresenta tanto nella storia dell'orologeria e credo possa colpire sicuramente tutti per la sua bellezza e per la sua raffinatezza. Noi ce l'abbiamo, doppio vetro zaffiro, lo metto un attimo via. Se fai un fermo, Gianni, ecco. grazie, Gianni, grazie davvero. Un attimo, che indosso anche questo. Vorrei far vedere il fondello zaffiro, poi lo rimettiamo. A posto. Lo so che ci sono le plastiche, lo so che magari... Ecco, si vede bene? Bravo. Ecco, ora quelle che vedete, attenzione, lo ripeto, vi chiedo scusa, non voglio essere ripetitivo, mh, perdonatemi, però sicuramente ci sono amici che magari si sintonizzano. Eh, solo ora, eh, non conoscono la nostra azienda, oh, guardano questa, questa immagine dicono ma, ma che roba è? ma cos'è? cos'ha quell'orologio lì? amici sono le plastiche che noi poniamo a protezione dell'orologio, quindi l'orologio è integro, perfetto è il top volevo solo mostrarvi per quanto possibile la, ecco, sì, il vetro zaffiro posto a fondello dell'ome Sì, se fai il fermo lo metto via grazie Gianni Faccio vedere anche così, guarda un po'. Dicevo, indossato l'orologio. Guardate, ha un'altra vita. Poi ora l'ho messo solo sulla, sul, sulla mia mano, ma immaginatelo sul polso: 7310 euro. Moonwatch, l'orologio testato dalla NASA, scelto dalla NASA per accompagnare gli astronauti sulla Luna. Ultima generazione doppio vetro zaffiro con i sottocontatori quadrante nero. Indicazioni di alta precisione con queste due lancette fluorescenti, indicazioni anche della lancetta poi dei secondi. Coronavite e pulsanti per la parte cronografica, 7310 euro, amico caro. Ecco, sì, 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 sì. poi decidi con calma. Eh, ovviamente ah, ti auguro di trovare l'orologio ancora disponibile perché è chiaro, noi l'orologio lo presentiamo per l'amico che ne fa richiesta, ma questo non significa che ci sia una, poi una prelazione perché se nel frattempo dovesse arrivare un'altra conferma, beh, eh, 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 si procederà con la conferma. Bene, sì, sto litigando un attimo con l'espositore, eh. vi chiedo scusa, <ride> io vi dico quello che accade per, proprio per, per trasparenza, sì. Sto litigando con l'espositore ma tra un attimo, ecco l'ho fatto. Filippo perdonami, sì. per il signor Luca dovresti presentare l'Eberard Crono 4. L'Eberard del Chrono Crono 4? Esatto. Eccolo, 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 eccolo. Sì, ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Siamo, siamo, siamo pronti, amico mio. Eh? I quattro sottocontatori, questa è una esclusiva direi quasi della Eurard. I quattro sottocontatori con i minuti, i secondi, i piccoli secondi, le 24 ore, numeri index romani, quadrante bianco, cinturinato in pelle, la cifra da conformare di 6180 euro. 40 mm, full set. Orologio con Data Ore 12, Eberhard, Eberhard, anche in questo caso. Parliamo di una maison che ha una lunga tradizione, una lunga storia legata anche alla grande qualità. Ve lo mostro anche nella sua, ecco, nella sua interezza: è davvero conservate Anche il cinturino in pelle, in perfetto stato, tutto 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 davvero al top. La cifra l'abbiamo indicata per l'amico che ne ha fatto richiesta, quindi se vorrà potrà ovviamente ancora anche al centralino approfondire con tutte le altre informazioni per questo Eberard il 4, così come viene ribattezzato. È chiamato i quattro sottocontatori, sempre in tinta, però con il quadrante non in contrasto, come magari può accadere in altre situazioni, in altre circostanze, in altre referenze. A me piacciono molto anche gli orologi che hanno gli index romani. Non lo so perché, però hanno un fascino particolare. Secondo me, sì, sì so, eh, hanno un bel fascino. Lo La lasciamo ancora in visione per qualche istante, dopodiché, cari miei, cari miei. Io intanto lascio sempre la priorità al centralino 080 6977 150 perché se volete, se volete la scaletta la fate voi, non la faccio io. Ed è giusto che sia così. Eh, volevo ancora ricordare a qualche amico che si è sintonizzato solo ora della grande proposta che stiamo facendo con i nostri Lorenz, perché qualche amico mi dice eh, però tu non l'hai ricordato. Allora scusami se una sì, so... scusa, sì. bella notizia l'orologio. E in conferma il crono? Sì, certo. Bene, grazie all'amico che lo ha confermato. E l'amico Luca, un nostro caro amico. Complimenti a lui, complimenti a lui perché davvero ha scelto con grande attenzione un grande orologio. Un grande orologio questo Eberhard il Crono Ford, davvero splendido. Grazie amico Luca, lo metto da parte. Il nostro direttore poi ovviamente procederà a tutte, a tutte le operazioni del caso. Eh, sì, stavo dicendo per gli amici che si sono sintonizzati, magari solo ora, dato che mi piace poter, poter come dire, accontentare tutti e dare a tutti la possibilità di conoscerci meglio perché questo lo ritengo davvero un bigliettino da visita importante. Attenzione amici, stiamo parlando di Lorenz, Lorenz, l'orologio italiano nel mondo dal 1934. Il blu spara, eh, lo mettiamo un po' più, eh? eh L'abbiamo azzaccato ora. Dicevo, eh, dal 1934 l'orologio italiano nel mondo nasce a Milano, nel centro, in via Monte Napoleone, il maestro orologiaio Tullio Bolletta, che, che ovviamente ha pensato di unire allo stile italiano, all'Italian style, la qualità della manifattura e dei calibri svizzeri. Bene, nasce così la Lorenz. Noi che lo distribuiamo, grazie ai nostri contatti e rapporti con la casa di lì, Abbiamo questo privilegio di poterlo presentare a voi a dei prezzi incredibili. Attenzione perché il doppia iniezione: doppia iniezione perché la colorazione del cinturino, come vedete, che è tutto in, in gomma, quindi estremamente comodo. Eh, dicevo, può essere o verde e nero: quindi doppia iniezione, doppia colorazione, oppure nero e azzurro. Ovviamente anche la ghiera poi richiama il cinturino. Cinturino nero azzurro, ghiera azzurra, cinturino nero verde, ghiera verde. La cifra per il singolo è di 300 euro, uno o l'altro, quindi o quello azzurro, o quello verde, 300 euro. Se li confermate entrambi, cari miei, la cifra diventa di 500 euro. Io dicevo poc'anzi agli amici che ne hanno già confermati diversi. L'abbiamo presentati nella prima parte di trasmissione. Uno lo tenete, uno lo regalate. Arriva Natale e avete già il regalo pronto. E allora, 500 euro li prendete via tutti e due, vi arrivano a casa. E dato che da 500. Una coppia in conferma. Grazie, grazie, caro. Eh, dicevo, dato che da 500 euro parte anche il discorso del rateale, potreste per volendo. Con un piccolo acconto pagarli con una rata mensile, mi diceva prima il nostro Emanuele, credo sia di 35 euro, 32 euro, una roba del genere. Quindi, quindi io le ho volute ripresentare proprio per, per dare il benvenuto a tanti amici che si sono sintonizzati solo ora e per dirvi che solo Luxury Watches può proporre, come avete visto, dei professionali Rolex che costano. Costano delle cifre importanti, ma può anche soddisfare la vostra voglia di bello, la vostra voglia di indossare un orologio, pro, un orologio giusto, un orologio perfetto con un movimento svizzero, la qualità dello stile italiano ad una cifra piccola. Non ditemi che non è accessibile, questa. Non ditemi che non sono carini, perché qui non ci credo. Quindi vi lascio l'attenzione del nostro centralino. Non, non mi soffermo oltre. Se volete, ce ne sono ancora. Basta solo formulare lo 080 6977 150 e confermare. E confermare vi arriveranno a casa, ricordo. Il signor Claudio conferma il Lorenz Verde. Grazie, grazie. Ricordo che uno o l'altro li stiamo presentando a 300 euro. La coppia invece la presentiamo a 500 euro. Non tornerò più sulla presentazione dei Lorenz sino al termine. Mi permetto, solo, mi permetto solo di abbinare uno degli orologi che mi meraviglia trovare ancora disponibile che questo Perseo l'altro orologio, orologio di manifattura italiana il, Perf, il Pepsi della Perseo orologio ruffiano orologio furbo orologio giusto con la qualità della Maison italiana Perseo la cifra da confermare è di mille, un attimo solo non vorrei sì, 1365 euro è strepitoso ma sì che urlo eh, ma sì, chiudo, dai, e eh, un po' alzo, alzo la voce sul finire, sul finire, consentitemi. Eh, ma certo, dai, eh, sì. sì, Emanuele, guarda, ha fa fatto, vedi, 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 vedi l'orologio è talmente, sì, talmente bello, no, devo, devo correre, ho, ho capito, ho capito, basta, basta, non ne parliamo più, via. Il Perseo c'è ancora, amici. Se volete, 080 6977 150. Richiedete pure al nostro Emanuele al Centralino tutte le informazioni. Confermate, fate come ritenete. Grazie, grazie, grazie. Perché sento il vostro affetto, sento la vostra vicinanza. E davvero vi ringrazio con tutto il cuore. Ora, ora giunti a questo punto, potremmo, e eh, chiedo anche a voi, se volete, torno anche a parlare di Rolex, di Day Just. Eh, per esempio c'è quell'explorer che abbiamo presentato che, che grida giustizia, <ride> credo sia ancora libero, però, però non è un problema. Potremmo parlare di Tudor, potremmo parlare anche eh, di altro. Decidete voi, decide quest'ultima parte di trasmissione, è davvero come si faceva una volta in radio. Sapete, c'erano i brani a richiesta. Gianni, tu mi hai mai fatto il DJ alla radio? No, l'hai fa fatto il DJ. Ti ricordi quando c'erano le trasmissioni a richiesta? Con la dedica. Allora, sull'orologio la dedica no, non la possiamo fare. No, 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 no. Però la, 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 richiesta. la richiesta sì. La dedica no, chiedo di rivedere dei Just Brilli con una dedica a Giulia con tanto amore. Si può anche fare volendo, eh. Inventiamo una cosa nuova. Perché visto che l'ho nominato, sai com'è? Mi è venuta sta cosa, lo faccio vedere, no? Eh, però poi Giulia l'aspetta, perché se tu fai la dedica, eh, guarda la trasmissione, è carina però, mi sta venendo quest'idea, no? Perché uno potrebbe anche, un amico potrebbe anche chiamare la sua fidanzata, la sua compagna, la sua donna e dire ti puoi sintonizzare un attimo sul 137? Eh? Ecco, e noi ci abbiamo il brilli e facciamo anche la dedica, eh, amica mia questo orologio arriva per lei da, eh? Con tanto amore, è carina come storia, orologio con dedica, ci, pensateci, Pensateci, la strutturiamo poi anche per il periodo di Natale. Natale, alle porte non aspettate, non perdete. Non perdete le occasioni ora, perché poi a Natale i listini, chissà che scherzi riserveranno. Questo dei just brilli, eccolo qui, elegante e raffinato dei just 36 mm scatola, garanzia 9795 euro. Lo paghi anche rateale, 200 non euro al mese, quanto? 100? 200, 200 euro al mese, 200 euro al mese con un piccolo acconto, c'è, c'è, oppure, oppure, il just con i numeri romani, quadrante bianco, quella là, la eh, lo vedo scuro qui, forse lo devo spostare, fa, fa il nostro Gianni, grazie Gianni, quadrante bianco, index romani, sempre in oro bianco ghiera zigrinata in oro bianco braccio d'altura eh, Jubilee cifra da confermare 6.995 euro 36 mm con scatola e garanzia carino 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 affascinante da proprio il senso della storia con questi index romani belli 6.995, anche qua, anche qua. So che non, non, non devo insistere, non lo faccio, però consentitemi di sottolineare la bontà di questa proposta. Ecco, magari ecco, vi chiedo scusa se lo dico, ma lo dico, non siate distratti, non siate distratti. Perché quando si perde un orologio di questi vuol dire che magari si è distratti, magari c'è la, la TV accesa però eh, si sta facendo altro, quindi eh, uno non, non si è concentrati su quello che si sta proponendo in televisione. Perché, perché eh, eh, la distrazione potrebbe potrebbe essere molto 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 grave per certi aspetti. Eh, cerco l'Explorer, lo cerco? Sì, eccolo qua. Altra proposta che... Lo cerco ma non lo trovo. Dove è finito? Eh, boh, vabbè, l'avrò messo da qualche parte, ora intanto me lo porteranno tra un attimo immagino. Sì, anche l'explorer che abbiamo presentato, a meno che non l'abbiamo portato già su, forse c'è qualche cliente che l'ha confermato. Non lo so, non lo trovo, non c'è più, quindi evidentemente è stato nel frattempo confermato. Eh, pazienza. Eh, ma infatti il prezzo, il costo era decisamente, decisamente interessante. Bene, e allora, allora restiamo ancora sul Brilli e sulla, sul dei Just con il quadrante bianco e i numeri romani. Eh, così come, così come. Ecco, questa è la triade dei dei Just che andrebbero secondo me davvero. Confermati da Blé subito, anche perché rappresentano tre tipologie tra le più, tra le più ricercate, e le più apprezzate. Il, sono tutte e tre 36 mm. Eh. Abbiamo il fondo Blé ghiera oro bianco, corona oro bianco, index oro bianco, lancetto oro bianco, bracciatura giubile. Cifra da 36 mm, l'abbiamo detto, cifra da confermare: 6.995 euro. Poi abbiamo dei Just brilli, brilli, con gli index, con brillantini. E poi e, ovviamente questo quadrante molto particolare, madreperlato. Ho detto io, però poi lo vedete anche voi. Bracciatura eh, Jubilee, ghiera zigrinata in oro bianco, corona oro bianco. Favoloso, favoloso per davvero il Brilli. L'abbiamo proposto e lo proponiamo a 9.795 euro. Ed infine l'altro dei just, quello con gli index romani, quadrante bianco, anche questo raffinato ed elegante, 6.995 euro. Fossi in voi, mi rendo conto, avrei un problema, l'imbarazzo della scelta. Fossi in questo momento dall'altra parte della telecamera. Avrei un problema serio, l'imbarazzo della scelta. Quale dei tre? <ride> e mi rendo conto che non è facile. Forse metterli insieme non è una buona idea da parte mia, perché magari un po' vi confondo. Perché sono tutti e tre così belli che, che non sai quale, quale dei tre eh, scegliere. Magari, e non so Gianni, se dico una cosa che condividi anche tu o meno. E un po' l'imbarazzo anche in questo momento. Beh, io andrei sul quadrante. Mio gusto personale: andrei sul super classico, il quadrante blu con, con la ghiera in oro bianco zigrinata, così perfetto. Penso che su quello non sbagli mai. Non sbagli mai. E anche sul, sulla cifra ti dico che non sbagli mai perché siamo a 6.995 euro. Invece, se vuoi stuzzicare un po' di più, così avere qualcosa al polso di più particolare, è. Eh, 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 ed Esclusivo il Brilli, beh, il Brilli che vuoi che ti dica? E anche quello con l'index Romani, beh, se hai un gusto classico là, anche non sbagli mai. Ma amici cari, io non devo assolutamente, non tocca a me, non tocca a me fare la scelta. Mi permetto solo di accompagnarvi con le mie considerazioni che potrebbero essere condivisibili o meno. Questo non lo so, però mi permetto di farlo giusto anche per per compagnia in questa nostra trasmissione nel frattempo ci conosciamo meglio, conoscete anche me e abbiamo modo anche di conversare anche attraverso il centralino magari se c'è un amico che, che vuole commentare ce lo faccia anche sapere mi farà piacere ascoltare anche solo l'opinione perché attraverso la vostra opinione anche io posso conoscere di più posso apprendere di più posso formare un mio pensiero eh, diverso e più ampio i tre dei Just sono ancora a disposizione e allora li lascio all'attenzione della nostra regia e del centralino. Posso, Gianni? E a questo punto direi di, di chiudere con, con le referenze con cui praticamente ho iniziato. Che ne pensate? Ci aggiungiamo però... Sì, ci aggiungiamo questo, perché anche su questo sono convinto che si può, si, può fare di più, si può fare di più, come diceva la canzone di Bravo, la canzone, si può fare di più. E allora facciamo così, ci diamo questi tre, queste tre referenze come vetrina di chiusura, poi ovviamente centralina a disposizione, quindi... Se arrivano delle richieste siamo pronti a spostarvi a spostar via tutto ed accontentare la vostra richiesta. Volevo però <coughs> giungere al termine della trasmissione, credo manchino quasi 15 minuti. Quindi, quindi abbiamo tempo quindi. Con questi quattro orologi, con questi quattro capolavori che io chiedo al nostro Gianni intanto di accarezzare con la sua telecamera. E poi e poi intanto 080 6977 150, se c'è un amico, un'amica che non ha seguito la presentazione di queste, tre, di queste quattro referenze nella parte prima della trasmissione e che ora le sta rivedendo e che magari coglie con attenzione, con curiosità qualcosa di particolare, può farne richiesta. Ecco, io partirei proprio dalla richiesta degli amici da casa in questo caso, poi altrimenti vado, vado io, eh, non c'è problema. Sì, ho preparato il Tudor che in questo momento è inquadrato, il Frank Mueller che in questo momento arriva, avete visto invece poc'anzi il Tagoyer e poi l'Oris. Partiamo dal Frank Mueller. Eh, Frank Mueller mi rendo conto, <coughs> perché io sono sincero, no? mi rendo conto che non è un orologio facile da poter come dire, presentare e, e poter poi anche magari, eh, tra virgolette, presentare anche con un certo riscontro, perché salvo il fatto che stiamo parlando di un top quality, salvo il fatto che stiamo parlando di una Maison che rappresenta davvero una pietra miliare ormai dell'orologeria mondiale, ecco poi dobbiamo entrare nei dettagli e i dettagli sono quelli di un orologio che è una cassa tornò, una cassa di forma questo Frank Muller, questo genio dell'orologeria, questo maestro dell'orologeria che si diverte possiamo, consentitemi, fatemi passare questo tempo. si diverte nella creazione di orologi molto particolari che si rivolgono ad un pubblico anche particolare ad un pubblico che è evidentemente in parte anche e, e, lo dico sempre come complimento, eh, attenzione, eccentrico, estroverso, chi ha piacere di indossare qualche cosa di unico e allora questo black croak è davvero l'orologio per voi. Io chiedo al nostro Gianni, se è possibile, di fare un dettaglio della della cassa per mostrare questa particolarità legata proprio al ecco, black croak perché ci sono quasi ecco vengono riportate sulla, quasi le squame del coccodrillo nero ecco perché black croco ecco guarda come si vedono bene Eppure, e poi la caratteristica dei numeri sul quadrante questa linea che viene definita Chemont de Ferre questi numeri così particolari, armoniosi, ovviamente in contrasto, bianchi in contrasto con il fondo nero del quadrante. Cinturino in pelle, alligatore, cifra da confermare, 4.995 euro. Ti devi innamorare di un Frank Muller, non c'è nulla da fare. Di un Frank Muller ti devi innamorare, perché altrimenti diventa... diventa Difficile da, da poter come dire, eh, comprendere nella sua bellezza totale Ti devi innamorare, come dico sempre, non ci sono donne brutte Ci sono donne particolari Ognuno si innamora della donna particolare che incontra Anche gli orologi, non ci sono orologi brutti Ci sono orologi particolari Orologi più semplici come lettura Orologi più complessi, più complicati Un Frank Muller ha una lettura estetica magari un po' più complicata Ma è un grande orologio è un grande orologio. Andiamo avanti. Beh, questo, per esempio, è un Tudor, un 58, Black Bay 58. Qui la lettura sicuramente è molto più semplice. Parliamo di casa Tudor, parliamo di un orologio sicuramente di una, di una Maison che cresce di giorno in giorno, ormai da anni. Maison che nasce, lo dico magari... <coughs> Lo ricordo a me stesso, ma anche agli amici che sono meno addentro a quello che è il mondo dell'orologeria. Eh, Tudor nasce dal mondo Rolex. Attenzione, sino a, a qualche decennio fa, Tudor e Rolex viaggiavano all'unisono. Erano la stessa casa, praticamente. Poi Tudor si è staccata, ha creato una sua linea. I Black Bay hanno avuto il grande successo. Questo, questo è il 58, perché è un omaggio al primo diver della, di Casa Tudor del 1958 per la precisione, quindi un omaggio a questo diver, guardate quanto è, è sobrio, ma nella sua sobrietà è elegante e raffinato. Index fluorescenti, pallettoni, indici geometrici misti, 3.595 euro è una inezia per tanta qualità. Lancetta delle ore Snowflake, lancetta dei secondi Snowflake. Snowflake eh, sta per fiocco di neve, e eh, lo diciamo anche in italiano, così magari è più, è più chiaro. Bello, 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 bello. Tutto acciaio, tutto acciaio, acciaio satinato nella bracciatura. Andiamo avanti, sì, certo, e parliamo. E eh, 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 sì, mi ripeto: parliamo di questo Oris. Questo è un omaggio al mondo Disney, è un omaggio al mondo dei Muppet Show. Questo è il pro Kermit. Kermit era la rana dei Muppet Show, giusto? E allora Oris che fa della sua linea anche una linea di benessere psicologico con i suoi colori, con la scelta accurata di colori dei, dei quadranti. Qui abbiamo un quadrante verde, il verde se voi fate una ricerca è il colore... Che dà la maggiore tranquillità, serenità. E questo la Horis ce l'ha come obiettivo. Vuole trasmettere quasi un benessere fisico a chi indossa i propri orologi. Quadrante verde, omaggio al mondo Disney pro Kermit. Cosa accade? Accade che in questo caso, nel quadrante dell'indicazione dell della data, al giorno 1 spunta il ranocchio Kermit. Non viene fuori la cifra 1, no. C'è Ranocchio Kermit proprio per sollecitare anche un sorriso, un momento di gioia, di larità. è un calibro 400 di manifattura Oris, ghiera zigrenata ed è tutto in titanio. Lo ricordo: tutto titanio, all titanium. Quindi, leggerissimo da indossare, amici cari, amiche cari. Qui stiamo parlando davvero di un orologio originalissimo. La cifra da confermare. 3300 euro come dicevamo per il Moonwatch Moonwatch è stato l'orologio testato dalla NASA in questo caso abbiamo la Disney altro colosso mondiale che ha deciso di fare questo orologio con Oris, per cui per affidare per affidarsi per fare questa operazione in co-marketing come si usa a dire oggi Oris e Disney vuol dire che evidentemente Oris ma questo non lo scopriamo oggi: è una garanzia di qualità sotto tutti i punti di vista. 3.300 euro ed infine, ed infine, ed infine chiudiamo con il Tagoia Tagoyer Monaco. Un orologio che è nella storia anche del cinema. Guarda che bello che è, cassa quadrata questo cronografo splendido, questo Tag Heuer con calibro di manifattura Tag Heuer, i due sottocontatori in colorazione di contrasto bianco rispetto al quadrante blu con le lancette rosse di indicazione, abbiamo il quadrante dei 30 minuti e poi il quadrante dei piccoli secondi. Favoloso corona a vite, la troviamo a ore 9. Pulsanti di gestione del cronografo invece li troviamo dall'altra parte della cassa, eccoli qua. Tagoyer 6.530 euro. Pagabile anche con 135 euro al mese. Indicazione di data a ore 6. Grande qualità, grande manifattura, sì, sì, sì. Abbiamo quasi terminato, facciamoli rivedere per un attimo, caro Gianni, il Tagoyer, eccolo qua. Ovviamente gli orologi, noi stiamo per chiudere, ma gli orologi restano ancora a disposizione del centralino, anche dopo la sigla se volete potete, o anche se li vedete in replica, chiamate perché in ogni caso vi risponderanno, vi daranno tutte le informazioni, i miei colleghi vi, vi diranno insomma, tutto quello che voi andrete a richiedere, quindi in qualunque momento potete utilizzare eh, le nostre proposte, a meno che nel frattempo ne siano state già confermati da altri amici e allora vi sentirete dire purtroppo l'orologio non è più disponibile nel caso delle repliche. Nella diretta invece no, la, 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 il riscontro lo avrete in, in modo immediato. Bene, e allora, e allora mettiamo un po' in ordine... Sì, scusami, 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 avevo... Sì. Benissimo, io allora dicevo rimettiamo un po' tutto in, in ordine, grazie, ve lo dico subito perché beh, per me è stato un ritorno, vi dico la verità, anche emozionante nella prima parte perché sapete, insomma, si avverte anche la responsabilità di rappresentare un'azienda così come prestigiosa come la Chiosone Luxury Watches, quindi eh, se qualche cosa non è stata del tutto, come dire, Precisa di questo mi scuso, ma sicuramente domani avremo modo di essere ancora di più precisi. E volevo completare l'appuntamento di oggi, intanto ringraziando chi mi ha accompagnato nella puntata di oggi: il nostro ottimo Emanuele Al Centralino, il nostro signor Gianni Alla Regia. Grazie davvero a voi per, per tutto. E ovviamente, prima di salutarvi, ecco, possiamo. Chiudere con questo, sapete come sono i fuochi pirotecnici, no? C'è prima, eh? prima la batteria, si dice, dei fuochi pirotecnici, boom, 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 quella che... e poi c'è il botto finale, che, che chiude lo spettacolo pirotecnico. Noi abbiamo fatto una batteria, abbiamo presentato tante referenze, tanti orologi, e, e vi ringrazio ancora per l'interesse che avete manifestato. Chiudiamo col botto finale, così ci salutiamo in bellezza e senza, senza nessun dubbio. Chiudiamo con questo Starbucks. Eccolo qui. Eccolo qui. Davvero mi piace chiudere questa puntata di oggi con questa trasmissione di oggi con questa bella immagine. Lo Starbucks è ancora disponibile 41 mm, full set, ghiera verde. Sicuramente uno dei. Una delle referenze più ambite, più ricercate, più amate. Coronavite con le ansie di protezione della corona, parliamo di un orologio davvero magnifico. La cifra da confermare è ancora disponibile di 15.995 euro. Mi piace chiudere con questa immagine l'appuntamento di oggi. Ancora un grazie, un grazie a voi tutti, credo che il tempo a mia disposizione Gianni sia pressoché terminato dobbiamo solo salutare allora ancora grazie a tutti voi e a tutte voi che eh, avete avuto la bontà di seguirmi in questo appuntamento appuntamento a domani saremo ancora insieme in questo weekend ci faremo compagnia saremo insieme domani dalle 17 alle 20 quindi ci rivediamo domani sabato domani tutti più sereni eh, perché sab venerdì si lavora quindi il sabato è già un prefestivo, quindi tanti amici il sabato non lavorano, sono più tranquilli in casa, quindi potremo anche soffermarci di più su alcune referenze, avremo sicuramente anche più richieste da parte vostra. Grazie ancora per averci seguito, grazie Emanuele, grazie Gianni, grazie a tutto lo staff della chiusura Luxury Watches. Appuntamento a domani. Grazie a te Filippo. Ah, grazie ancora. Appuntamento a domani dalle 17 alle 20, stessa ora, stessa rete. Vi aspetto e vi ringrazio davvero di cuore per tutto quello che oggi mi avete dimostrato. Grazie ancora. Appuntamento a domani. Buona serata.